Riniziare la seduta. Allora, do subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, 17 presenti, 7 assenti più la Presidente, la seduta quindi può essere aperta. Sì, non ci sono assenti giustificati. Allora, intanto informo tutti che è giunta ieri una interrogazione a risposta immediata, è stata depositata ieri mattina entro i tempi, quindi ho già chiesto all'assessore di rispondere. In questo momento l'assessore, la De Santis, è impegnata dal dirigente dell'area socioeducativa, quindi scenderà quanto prima. Se voi siete d'accordo, intanto possiamo iniziare con i primi due punti, la proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica delle surroghe dei componenti dei comitati di gestione dei CSA Via Iberia e Villa Lais Renato Annini. Io direi iniziamo con questa, così non perdiamo il tempo nell'attesa né interrompiamo il Consiglio. E lascio la parola ah sì, gli scrutatori, e me l'ero anche scritto. Gli scrutatori di oggi sono Guido, Candigliota, Toti. Benissimo, sì, la parola al consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore, buonasera a tutti. Allora, questa è una proposta di delibera di iniziativa degli uffici. È stata discussa in Commissione Politiche Sociali. La maggioranza della Commissione si è espressa con parere favorevole. È arrivata corredata del parere favorevole del direttore dell'area socioeducativa e del direttore del municipio. Andrei direttamente al dispositivo dell'atto. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di ratificare la surroga del signor Lucarelli Orlando nel comitato di gestione del centro sociale anziani CSA Via Iberia, approvato con deliberazione 33 del 3 maggio 2018. Presidente Azzali Marcello, componenti comitato di gestione Mecozzi Lorenzo, Brandolese Fernando, Giachè Gianfranco, Tassone Elisabetta, Ercolanoni Olimpia, Lucarelli Orlando. Di ratificare la surroga della signora Conte Anna Maria nel comitato di gestione del centro sociale anziani CSA Villa Lais Renato Annini, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 38 del 31 maggio 2018. Presidente, signor Iasenzio Donato, componenti del comitato di gestione Aureli Maria Paola, Cirulli Romeo, Colicchia Giuliana, Moretti Maria Teresa, Del Ferro Francesco, Conte Anna Maria. Grazie Presidente. Altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? No? Allora procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
lo vedo. Ah, sono questi. 19 favorevoli, e quindi la deliberazione viene approvata dal Consiglio e votiamo adesso la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Penso lo stesso risultato, quindi è concessa. Allora, passiamo al punto successivo, se intanto nel frattempo qualcuno può verificare con l'assessore mentre io vado avanti, ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo, avente ad oggetto proposta numero 121-2018, protocollo numero RC19990 del 2018, approvazione del regolamento capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale nel territorio di Roma Capitale. Chi vuole illustrare? Sì, sì, va bene. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buon pomeriggio. Dunque, per quanto attiene l'approvazione del regolamento, abbiamo dibattuto della tematica in due diverse occasioni in commissione. Si tratta del primo regolamento capitolino per la gestione appunto del trasporto pubblico non di linea mediante dei veicoli a trazione animale. Ha delle caratteristiche appunto innovative, perché appunto prevede una riconversione delle licenze, il passaggio appunto di quelle che vengono definite molto romanamente botticelle all'interno appunto solamente dei parchi e ville. Per cui si tratta ovviamente di un percorso nuovo che è stato fortemente atteso da questa città e dalla cittadinanza, che in commissione ha riscontrato un parere favorevole con alcune osservazioni. Io non so se nell'ambito della presentazione posso leggere le osservazioni o se è il caso eventualmente. Ok, grazie. Le osservazioni sono state in questo caso minime, abbiamo voluto semplicemente puntualizzare alcune parti. All'articolo 15, quello appunto che fa riferimento ai divieti, al comma 6, che riporta una deroga a quanto stabilito nel regolamento, consente il transito del mezzo di trasporto a trazione animale anche al di fuori delle aree stabilite all'articolo 6, ovvero appunto dove viene specificata l'area nelle quali questi mezzi potranno essere utilizzati, senza persona a bordo e allo scopo di raggiungere aree servizio di attività o ritorno alla rimessa. Essendo i tempi di percorrenza soggetti a traffico cittadino e non solo alla distanza, si è ritenuto che dovesse essere ribadita la necessità di fissare un limite massimo ai chilometri percorribili oltre che ai tempi di percorrenza. Pertanto, la formulazione del comma 6 all'articolo 15 abbiamo inserito potesse essere così integrata, che dopo la formula comunque dovesse essere aggiunto inferiore a 5 km e in ogni caso prima della frase per un tempo di percorrenza non superiore ai 45 minuti consecutivi. Quindi abbiamo fissato un limite chilometrico oltre che temporale per l'utilizzo della vettura, quindi per la circolazione dell'animale al di fuori dei parchi e delle ville che saranno destinati. All'articolo 16, ovvero l'idoneità dei cavalli al servizio, ai commi 8 e 9. Nel comma 8 viene indicato appunto che le spese delle attività della commissione sono determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale e poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. Il relativo pagamento deve avvenire all'atto del rilascio del certificato annuale di idoneità del cavallo. Dovrà essere, secondo noi, così riformulato.
Le spese delle attività della Commissione sono determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale e poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. All'atto del rilascio del certificato annuale di idoneità del cavallo, il titolare effettuerà il pagamento a suo carico. Le somme derivanti dal rilascio della certificazione verranno attribuite, per competenza, al Dipartimento Tutela Ambientale medesimo. Al comma 9 abbiamo, ripeto insomma la frase, che la Commissione provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cavalli dichiarati idonei al servizio con indicazione del relativo microchip e dei dati segnaletici, comunicando tempestivamente eventuali inidoneità al Dipartimento Mobilità e Trasporti. Riteniamo sia giusto aggiungere la frase al Dipartimento Mobilità e Trasporti, che provvede a pubblicare il medesimo elenco sul sito istituzionale di Roma Capitale e a mantenerlo costantemente aggiornato. Terza osservazione ed ultima. All'articolo 22, che attiene la sospensione e revoca della licenza, al comma 2, che si compone di una elencazione di varie lettere, dopo la lettera C aggiungere la lettera D. Macellazione o cessione ai fini della macellazione o soppressione, salvo i casi di cui all'articolo 12,7, di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico di cui al presente regolamento. Finito, grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. È un regolamento, io penso, atteso senz'altro dagli animalisti romani, ma anche dai partiti che hanno sempre portato avanti questa bandiera. Noi di Forza Italia con la Brambilla facemmo anche un partito di animalisti, però ecco, il discorso è che comunque io ho dichiarato in commissione il mio parere favorevole, perché io penso che le modifiche e le osservazioni in questo caso sono molto interessanti, perché sono ancora di più intese in senso restrittivo a difesa dei cavalli. Perciò io le giudico tutte quante positive, sia il discorso della necessità di fissare un limite massimo di chilometri e di tempi, che chiaramente in commissione abbiamo condiviso, non tutto al calderone cittadino, al bilancio cittadino, ma che sia indirizzato verso il Dipartimento Tutela Ambiente, quelle che sono le spese che devono sostenere all'atto del rilascio praticamente i proprietari delle botticelle, la trasparenza anche rispetto a questo. Però ecco, io ho espresso preoccupazione e ho invitato a una riflessione anche la Commissione rispetto a un punto del regolamento che indica che la Giunta entro 3 mesi sceglierà ville e parchi dove le botticelle andranno nei villi e nei parchi cittadini. Io ho chiesto in commissione, però non è stata accolta questa mia richiesta, che protagonista della scelta fossero anche i municipi, perciò ci fosse anche un parere del municipio rispetto a quella che è la scelta delle ville e dei parchi, perché noi abbiamo anche dei parchi molto belli come chiaramente la Caffarella e come il parco degli acquedotti. Se c'è da scegliere a livello cittadino, vogliamo anche noi partecipare rispetto a questo. È chiaro che il discorso deve essere limitato anche rispetto all'utilizzo dei parchi. E un'altra cosa comunque positiva è il discorso dei tassì, perché chiaramente a queste botticelle viene data la possibilità ai proprietari delle botticelle di tramutare il permesso chiaramente in concessione per avere un tassì romano. E questo qui è positivo proprio perché io penso che si possa arrivare finalmente, io spero, ecco, e ribadisco finalmente, e che non sia una proposta che noi abbiamo fatto un parere su una delibera che poi non trova, io spero che finalmente dopo tanti anni si riesca a regolamentare questo settore
e si sia e ci sia la possibilità di essere vicino agli animali, perciò al cavallo in questo caso. Perciò io ho condiviso, questa è la motivazione per cui ho condiviso in commissione la delibera comunale. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora passiamo diretto. Ah, c'era una Carlone, sì. Allora, non faccio parte della commissione che ha trattato l'argomento, ma noi come Fratelli d'Italia ci esprimiamo a favore di questa delibera. Grazie. Sì, certo. Le dichiarazioni di voto, sì. Sì, e questo atto è stato ovviamente molto atteso, portato, e noi favorevolmente, insomma, confermeremo il voto favorevole espresso in commissione, quindi il voto favorevole, grazie. Bene, passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo. 18 favorevoli, ci sono 5 astenuti, quindi il Consiglio approva la proposta di parere. E adesso lascerei la parola per l'illustrazione dell'interrogazione a risposta immediata numero 39, depositata ieri in ufficio Consiglio, a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti e Gugliotta. E lascio la parola all'illustratore per il tempo necessario. Sì, certo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Intanto grazie per aver calendarizzato questa interrogazione. Come sa l'assessore, noi abbiamo trattato questo tema anche ieri in commissione, nella quinta commissione, nonostante non fosse all'ordine del giorno, ma ci sembrava a tutti, maggioranza e opposizione, importante parlarne. E però proprio perché ci è stato riportato il suo impegno, il suo interesse rispetto a questa questione, volevamo confrontarci direttamente con chi su queste cose ha direttamente la responsabilità politica. Cerco di spiegare brevemente anche ai colleghi che non erano ieri in commissione di che cosa stiamo parlando. Ovvero, come sapete, il bando per le attività sportive nelle palestre municipali nel nostro municipio, siamo stati gli ultimi a Roma ed è stato pubblicato solamente il 27 agosto, e quindi anche semplicemente per una questione proprio di tempistiche, come potete immaginare, le attività sportive non sono attualmente iniziate, nonostante dovessero iniziare da settembre e nonostante proprio ieri sia ricominciata la scuola per tutti i bambini e gli studenti del nostro municipio. Ma oltre a questo, la vera preoccupazione è data dal fatto che non solo non sono ancora iniziate, ma soprattutto non si sa quando inizieranno. Siete genitori quanto non lo sono io, ma diciamo posso immaginare che quando si torna a scuola e si ricomincia a settembre l'attività, oltre alle attività didattiche, si decide anche in quale palestra iscrivere i propri figli, quali corsi pomeridiani fargli fare. Ecco, ad oggi molte famiglie del nostro municipio non hanno una risposta a questo e le associazioni sportive ci hanno comunicato giustamente un grande imbarazzo nel non saper dare una risposta alle famiglie che chiedono quando e se potranno iscrivere i figli ai corsi che magari probabilmente hanno frequentato anche nell'anno passato, soprattutto ricordando anche una questione in più, che nelle nostre palestre municipali abbiamo la fortuna e l'orgoglio di fare anche delle attività sportive non tradizionali. Non c'è solamente il calcio, la piscina, la danza e la pallavolo, ma ci sono tante altre discipline che nelle palestre private
spesso non troviamo, e non troviamo anche in tante altre zone di Roma. Oltre a questo è sorto un ulteriore problema nel nostro municipio, a differenza delle altre zone di Roma, che riguarda le palestre cosiddette O, sulle quali il nostro municipio ha dato mandato di fare una relazione agli uffici tecnici, che hanno stabilito che sono necessari degli interventi di messa in sicurezza e di miglioria, che non permettono ad oggi di mettere a bando questi spazi. Nulla da, ora, al netto del fatto che chiaramente qualcuno ieri in commissione ci diceva che secondo i concessionari queste attività non sono state fatte con la perizia dovuta, ma questo non sta a me stabilirlo, e però lo riporto anche a lei, assessore, in modo che possa volerlo verificare. C'è una questione specifica, ovvero che in quelle stesse palestre la mattina si svolgono però delle attività che fanno parte della didattica tradizionale, l'educazione fisica per fare un esempio, e invece il pomeriggio sono state dichiarate inagibili. Allora, su questo la domanda che sorge spontanea alle famiglie, soprattutto quelle che mandano i propri figli a scuola la mattina in quelle palestre, è: fateci capire, queste palestre sono agibili sempre o non sono agibili mai? Ovvero, possiamo permettere che si faccia anche l'attività sportiva pomeridiana, oppure dobbiamo negare l'accesso a quelle palestre anche durante le attività didattiche della mattina? Perché se no stiamo forse mettendo anche a rischio i nostri studenti durante le mattinate. Capite che siamo di fronte ad un paradosso che non siamo in grado di spiegare, io non lo riesco a capire, e non siamo in grado di spiegare alle famiglie, ai professori, ai dirigenti scolastici, che credo che su questo poi chiaramente si troverebbero ad assumersi una responsabilità. Tempo scaduto. Ho bisogno di un minuto ancora. E questo per dire che abbiamo un problema importante, lei lo sa, sono migliaia i bambini che frequentano le nostre palestre municipali. Ci tengo anche in questa sede a ricordare una cosa, ovvero che i concessionari delle palestre municipali agiscono per conto del municipio, non sono dei concessionari privati a cui diamo semplicemente in gestione un servizio, agiscono per conto nostro e garantiscono un servizio pubblico per tutti. Un esempio su tutti è quello che riguarda i bambini con disabilità, che ad oggi sono accolti nelle palestre municipali gratuitamente, nella maggior parte dei casi, e che chiaramente lo stesso servizio non vedrebbero garantito dalle palestre private. I genitori di questo municipio ci chiedono che cosa devono fare, se devono aspettare e se devono aspettare quanto, se devono invece provvedere a iscrivere i loro figli nelle palestre private. Certo, chi può, perché chiaramente anche dal punto di vista economico non è una cosa che possono fare su tutti, ma soprattutto ci preme dire come l'attendismo su questa questione e l'incertezza e eventualmente anche il rischio di non vedere molte delle attività che si sono svolte negli ultimi anni in questo municipio nelle palestre scolastiche inevitabilmente destrutturerebbe un tessuto sociale, associativo, sportivo che è uno tra i più dinamici di Roma, un orgoglio di questo municipio, e che in questa situazione, ce lo faccia dire, assessore, con tutte le critiche alle amministrazioni precedenti, di Alemanno prima, della Fantino in questo municipio poi, ma non era mai stato in questo modo, non ci eravamo mai trovati in una situazione così di disagio e di incertezza qual è quella di oggi, e pertanto noi pensiamo e chiediamo oggi di avere maggiori informazioni da lei per scongiurare questa ipotesi e garantire la ripresa delle attività quanto prima. Ieri in commissione è arrivata anche all'ultimo momento una, non si chiama proroga ma prosecuzione, che però, a differenza di quanto aveva garantito anche il presidente di commissione, che su questo si era espresso e si era preso anche la responsabilità di prorogare le attività fino alla fine dell'anno per garantire un ciclo scolastico completo ai bambini, invece la proroga è fino al 31 dicembre 2018. Vi rendete conto che per le famiglie in realtà è quasi peggio, perché
si troverebbero adesso ad iscrivere i figli probabilmente in una palestra municipale non sapendo se da gennaio potranno continuare le attività, e quindi piuttosto che dare discontinuità alle attività annuali e pomeridiane dei propri figli, decideranno comunque di non servirsi della rete sportiva municipale, e quindi, come sopra, disperderemo un patrimonio importante. Grazie. Buon pomeriggio, ben trovati tutti e buon avvio di anno scolastico, visto che insomma sta per iniziare. In realtà l'anno scolastico inizia per tutti nel nostro municipio il 17 settembre, lunedì, da calendario scolastico regionale. Alcune scuole hanno, nell'ambito della loro autonomia scolastica, iniziato le lezioni progressivamente, le stanno iniziando ieri, oggi, domani, fino ad arrivare lunedì ad avere tutte quante le scuole che funzioneranno, comprese anche le nostre scuole dell'infanzia. Il problema dei centri sportivi municipali e delle palestre scolastiche è un problema che abbiamo seriamente e assiduamente seguito, quindi ringrazio di questo riconoscimento dell'impegno che come assessorato ci abbiamo messo, sia nell'ambito dell'attività curricolare, perché l'attività motoria e sportiva è un'attività importante nell'ambito curricolare, dove tra l'altro rientra nella garanzia costituzionalmente protetta del diritto allo studio, sia nell'ambito delle attività extrascolastiche che vengono svolte per l'appunto nei centri sportivi municipali attivati presso gli spazi sportivi scolastici. Abbiamo proceduto, come da regolamento, il nuovo regolamento sui centri sportivi municipali, lo sappiamo, è stato approvato il 12 aprile, e abbiamo proceduto ad integrare quelle attività che avevamo già avviato precedentemente per poter rispettare il regolamento. Questo anche grazie all'impegno della Commissione Quinta, che qui ringrazio nella sua interezza a partire dal suo presidente, proprio perché il lavoro che l'intera Commissione, quindi maggioranza e minoranza, ha svolto veramente con grande senso di responsabilità. E ringrazio anche tutti gli operatori delle associazioni sportive, concessionari, associazioni sportive dilettantistiche, i dirigenti scolastici, gli insegnanti referenti, il comitato sportivo municipale, che ha dedicato molte energie, ha speso molto tempo per fare veramente un'attività approfondita, un'attività che in realtà all'interno di questo municipio mancava e che quindi serviva a colmare una lacuna. Ciò ovviamente ha comportato anche un ritardo nei lavori del Consiglio, perché questo Consiglio Municipale ha approvato la delibera di programmazione indispensabile agli uffici per poter procedere con l'emanazione dell'avviso pubblico soltanto alla fine di luglio. Da qui il fatto che l'avviso sia stato poi emanato durante il mese di agosto. L'attività che l'ufficio tecnico, il servizio di manutenzione, ha svolto di ricognizione e di censimento all'interno delle palestre scolastiche è stata un'attività preziosa e importante. Io non ho modo di dubitare, sicuramente faccio tesoro di tutte quante le osservazioni, anche quelle che mi avete riferito circa la commissione di ieri. Non ho modo e motivo di dubitare della serietà e dell'accuratezza del lavoro che è stato svolto da due architetti, donne del nostro municipio, che sono andate scuola per scuola e hanno ispezionato, in molti casi addirittura hanno fatto i rilievi perché mancavano anche le quotature delle planimetrie o mancavano le planimetrie nelle 57 palestre del nostro municipio, che è uno dei municipi che ha più spazi sportivi all'interno del comune di Roma, il che è sicuramente una cosa molto positiva. Peraltro ci sono due spazi sportivi di cui si ignorava l'esistenza e che grazie invece a questa attività sono stati anche banditi e resi disponibili con il nuovo avviso, per cui diciamo che è stata un'attività molto seria, molto accurata, che ha richiesto del tempo, ma siamo partiti a dicembre, quindi diciamo che il censimento ce l'avevamo disponibile. È chiaro che il censimento ha evidenziato anche le criticità delle nostre strutture sportive e scolastiche. Le criticità che ben conosciamo purtroppo per le strutture scolastiche in generale, l'edilizia scolastica non versa in condizioni meravigliose purtroppo, per cui anzi mi scuso per il lieve ritardo con cui sono arrivata in consiglio e mi scuso d'anticipo per la frettolosità con cui dovrò abbandonare la seduta, perché stiamo contemporaneamente affrontando tutte le varie criticità legate proprio all'avvio dell'anno scolastico. Ecco, abbiamo concluso una delle cose che ci premeva di più, che era l'assistenza
assistenza educativa per gli alunni diversamente abili in modo da garantirla anche qui a partire da lunedì. Stiamo affrontando insomma anche le difficoltà legate alle strutture scolastiche, quindi dovrò abbandonarvi per procedere in questo senso. Però ecco, il lavoro è stato importantissimo, tant'è vero che in uno di questi controlli preventivi abbiamo dovuto interdire, questo sì per un discorso proprio di inutilizzabilità della struttura, di inagibilità della struttura, una palestra all'interno del nostro municipio, una delle quattro contraddistinte dall'acronimo NO all'interno, e l'abbiamo interdetta fortunatamente prima che capitasse una tragedia, perché con questi controlli che abbiamo fatto preventivamente ci siamo resi conto di un problema. Convocata la commissione stabili pericolanti, ha immediatamente condiviso, avallato l'osservazione del nostro ufficio tecnico, interdetto la palestra, e stiamo reperendo anche qui le risorse. Per le 33 palestre contraddistinte dagli acronimi B ed M, quelle cioè che non necessitano di interventi obbligatori, interventi migliorativi sì, interventi migliorativi obbligatori no, è già stata fatta anche la prosecuzione delle attività, per cui i concessionari che non ne facciano rinuncia, tre in realtà durante l'estate avevano rinunciato già alla loro concessione, possono tranquillamente riprendere da subito, da lunedì, le attività. Per noi è importantissimo farle cominciare con l'avvio dell'anno scolastico, proprio perché invece all'interno del municipio, con le passate amministrazioni che sono state nominate, non si era riusciti a garantire questa cosa. Nel 2015, quando c'era stato il precedente bando, le graduatorie sono state approvate soltanto il 21 settembre, quindi ad anno scolastico già ben avviato. Ci sono stati tanti problemi per cui i centri sono partiti con grande ritardo, le associazioni il primo anno di insediamento, le associazioni sportive mi hanno sommerso, hanno fatto ricorsi al TAR proprio per come era stato gestito il bando precedente. Nelle more dell'affidamento del bando attuale ci siamo quindi preoccupati di fare in modo che tutti gli atti amministrativi venissero approvati in tempo utile per far partire le attività che potessero partire. Per le 19 palestre abbiamo chiesto un ulteriore approfondimento, proprio perché non erano state dichiarate inagibili, ma si era valutato che per poterle mettere a bando, la relazione era molto precisa in questo e so che l'avete condivisa ampiamente nella commissione, quindi chi ha partecipato ha discusso ampiamente di questo, erano state valutate in uno stato manutentivo tale che metterle a bando così come sono per un successivo quadriennio, perché il nuovo regolamento prevede almeno un quadriennio di concessione, significava compromettere seriamente lo stato manutentivo e quindi era impossibile metterle a bando così, il che non vuol dire che non potessero essere utilizzate nel frattempo per le attività che l'ufficio tecnico ha ritenuto compatibili con l'attuale stato manutentivo. Ho chiesto proprio perché io stessa volevo capire meglio un ulteriore approfondimento all'ufficio tecnico, che però ha consegnato una relazione integrativa rispetto a quella precedente in cui ha chiarito ulteriormente in che cosa consistesse questa valutazione dello stato manutentivo e ha chiarito che per l'anno sportivo, che coincide con l'anno scolastico 2018-2019, queste palestre possono supportare il carico delle attività sportive attualmente in essere, sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le ore di palestra scolastica, le fasce sportive dei concessionari che nell'anno sportivo precedente, quindi 2017-2018, venivano svolte in quelle palestre, possono per l'anno scolastico corrente ancora, come dire, far reggere, far tenere lo stato manutentivo. La relazione l'hanno consegnata proprio integrando quella precedente per chiarire, per venire proprio incontro a questi che erano dei dubbi che io stessa avevo espresso per capire meglio. La direzione socioeducativa sta ora quindi valutando come poter procedere, perché sicuramente deve fare uscire il bando per la concessione mista di lavori o servizi, oppure se si riescono a effettuare dei lavori, effettuare nel frattempo dei lavori. Alla luce della nuova integrazione, dell'integrazione dell'ufficio tecnico, valuterà come poter utilizzare fin da subito eventualmente anche quelle 19 palestre. Vi ringrazio. 3 minuti per la replica, consigliera Biondo. Sì, grazie. No, assessore, io la ringrazio sì per il suo impegno, però l'impegno non può essere solo un'intenzione, quale mi sembra quella che lei ci ha esplicitato oggi, deve essere un risultato, perché la responsabilità del risolvere questa questione è sua e solo sua purtroppo. Se la potessimo aiutare, diciamo,
lo faremmo, ma io volevo capire alcune cose perché non mi sono chiare. Innanzitutto, diciamo, noi ci troviamo in questa situazione, dobbiamo dirlo, perché nel nostro municipio, anche rispetto al regolamento emanato dal Campidoglio per tutti i municipi, abbiamo cambiato alcuni criteri. Abbiamo introdotto il parametro che introduce un'offerta economica a rialzo, che è una specifica unica tra tutti i municipi di Roma e fuori. Allora io dico subito, a norma di regolamento, meglio essere chiari. Se vengono introdotte altre domande, l'assessore dovrà rispondere, altrimenti ulteriori domande di chiarimento. Io non ho capito i seguenti punti, io me li sto segnando, quindi se ci sono ulteriori domande l'assessore avrà 3 minuti. Grazie, Presidente. Io non sono qui per fare polemica. No, guardi, non è per lei. L'assessore vuole continuare. Consigliera Biondo, non è per lei, ne stavo discutendo, okay. ed era giusto mettere tutti a conoscenza, quindi non è per lei, sto dicendo. Posso fare altre domande esplicite? Allora, se ci so, io voglio ribadire, se lei non dovrebbe, il regolamento è che lei non dovrebbe fare domande, lei dovrebbe dire se è soddisfatta o meno. È chiaro che se è un dibattito e lei pone altri quesiti, come sta facendo, perché me li sto segnando, già siamo arrivati a 2, quindi è normale che io per correttezza debba lasciare la parola all'assessore, quindi le dico o lei rispetta il regolamento o dovrò trovare io un escamotage per garantire la risposta all'assessore. Quindi ricomincio e facciamo finta di niente, oppure vado avanti con le domande, dato che a questo punto comunque risponde l'assessore? L'atteggiamento è veramente assurdo. Allora, io penso che l'atteggiamento è assurdo dopo 2 anni, che si continuino nelle repliche a fare domande e a chiedere chiarimenti. È chiaro, e io ho sbagliato a fare delle domande, rimarrò senza risposte. Non è che l'assessore risponde solamente a qualcosa e a qualcos'altro. Deve decidere lei se l'assessore può rispondere in assoluto o non può rispondere in assoluto, e quindi io rimarrò da sola con le mie domande. Guardi, stasera nel mio letto è molto divertente tutto questo. Le sto dicendo, come sto dicendo a tutti quanti, che se lei pone sul tavolo altre domande, alle domande seguiranno risposte. Se lei si attiene al regolamento e non fa ulteriori domande e non aggiunge elementi, è chiaro che per me è tutto a posto. Quindi dipende da lei, non da me. Okay. Arrivederci. Come arrivederci? Mi è uscito arrivederci, ma era... Presidente, mi scusi, ma c'è un regolamento. Esatto. 3 minuti per dire soddisfatto o non soddisfatta, punto. Non esistono deroghe. Sono d'accordo. Non esiste. Cioè, sono 2 anni che ripeto questa cosa, che solo non si possono fare le ulteriori domande. Quindi a quel punto ne approfitto, invece se non può rispondere sono d'accordo. C'è un regolamento, non ci si deve approfittare, che vuol dire? Vede, consigliera Biondo, lei sono 2 anni che continua ad approfittare, non deve approfittare, c'è un regolamento che va rispettato. Quindi lei rispetti. Se il regolamento è chiaro, nessuno approfitta, ma il regolamento è chiaro se ce l'ha chiaro lei. Io ce l'ho chiarissimo, lei non deve fare altre domande. È chiaro che se lei parla sopra tutti e continua a fare domande, come ha già fatto in altri consigli, dove tentavo di interromperla e lei parlava sopra e ha continuato imperterrita, è chiaro che a quel momento non avrò altre armi che far rispondere l'assessore. Se questo lei lo capisce e decide improvvisamente di voler stare ai sensi del regolamento, noi saremo tutti felici di accontentarla. Allora andiamo avanti, 3 minuti per dire se è soddisfatto. Grazie. O meno. Allora farò delle affermazioni per dire perché non sono soddisfatta. Non sono soddisfatta perché abbiamo cambiato i criteri fissati dal regolamento del Campidoglio e che tutti gli altri municipi hanno rispettato e che noi non abbiamo rispettato. Non sono soddisfatta perché abbiamo introdotto il criterio dell'offerta economica a rialzo solo in questo municipio, e anche questo io non so se è previsto dal regolamento comunale. Non sono soddisfatta perché lei ci ha anche raccontato di un episodio di pericolosità che è accaduto in una scuola, e quindi a maggior ragione ci stiamo prendendo una responsabilità rispetto a quelle famiglie che mandano la mattina a scuola i bambini in quelle palestre. Io non ho capito una cosa e faccio un'affermazione. Stiamo dicendo che da una parte non possiamo fare il bando su quelle palestre e dall'altra però stiamo dicendo che le attività possono continuare. Che cosa significa in italiano? Che facciamo una proroga per le attività dello scorso anno in quelle palestre fino a che non le sistemeremo e faremo un nuovo bando? Perché questa sarebbe una notizia comunque.
Questa cosa per me non è chiara, per questo non posso essere soddisfatto, soprattutto perché la domanda era una: che cosa suggerirebbe lei oggi alle famiglie che devono o meno iscrivere i propri figli? A questa domanda lei non ha dato nessuna risposta e quindi non solo non sono assolutamente soddisfatta, ma soprattutto non sono soddisfatte le famiglie, i genitori e gli studenti di questo municipio. Presidente, chiedo scusa, vorrei appellarmi all'articolo 65, per fatto personale, in quanto mi è stato, diciamo, messo in bocca una frase che io non ho detto all'inizio dell'intervento della consigliera Biondo. Grazie. Allora, io volevo specificare che non ho garantito alcuna proroga a nessuno. Io ho semplicemente detto che come parte politica mi impegnavo. Scusate, per fatto personale posso dare la parola? Se gli è stato. Il presidente della commissione chi è? Vada avanti, consigliere. Vada avanti, consigliere. Siccome è stato detto che io, è stato asserito che io ho garantito, no, davanti a non so a chi, alle associazioni, la proroga, non so quando, volevo solamente chiarire che io non ho garantito nulla, nessuna proroga, perché la proroga o comunque una prosecuzione è un atto amministrativo che non compete alla parte politica. Io ho semplicemente detto alle associazioni, anche durante, diciamo, le sedute di commissione, quando abbiamo parlato della delibera di programmazione, che mi impegniamo come parte politica a capire quali erano gli estremi, se c'era la possibilità di poter mettere in proroga o comunque tecnica in qualche modo le concessioni già in essere. Tra parentesi ricordo che invece è a verbale un'affermazione dell'ufficio sport che riteneva invece una proroga fino a giugno un atto auspicabile, quindi io non ho garantito nulla, ho semplicemente messo con il mio impegno politico nell'ambito delle mie prerogative per che questa possibilità potesse accadere, quindi la garanzia è un'altra cosa. Grazie. Bene, possiamo passare al punto successivo. Grazie, assessore. Allora, c'è una proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Pompei, Rinaldi, De Chiara, Zitoli, Carlone, Gunnella, Riano, Giuliano, avente ad oggetto sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo in attuazione dell'articolo 3,5 del decreto legislativo 156/2010 e dell'articolo 26 dello statuto di Roma Capitale. A chi lascio l'illustrazione? Consigliere Pompei. Allora, che bisognasse monitorare, seguire e condurre in avanti il decentramento del 99 già era previsto nell'ultimo articolo del regolamento stesso. Là si prevedeva la costituzione addirittura di un, come posso dire, di un tavolo, di un monitoraggio del regolamento per poi seguire e verificare tutto ciò che sarebbe stato necessario per dare completa attuazione a quel regolamento deciso, avanzare eventuali altre proposte. La cosa purtroppo è rimasta così per diversi anni, soltanto che la situazione stava sempre più, come posso dire, la situazione della funzione amministrativa municipale tra dipartimenti centrali e circoscrizioni sta diventando sempre più, come posso dire, articolata e complessa per tutti, per una serie di motivi. Questa proposta di risoluzione in realtà fa un quadro, è abbastanza lunga, almeno nelle premesse, fa un quadro di quella che è la situazione legislativa della quale farei grazia, per andare poi a quella sostanza delle cose, cioè in realtà per dire quello che a nostro avviso sembrerebbe il caso di mettere in cantiere. Cioè nel primo considerato, infatti, si dice che
premesso che tutte le competenze attribuite alle strutture territoriali e di quelle che restano di competenza della struttura comunale centrale è indicato nel regolamento del decentramento del 99, a un certo punto si è arrivati, come posso dire, l'amministrazione centrale è quindi strutturata come adesso, cioè sulla divisione e specializzazione delle competenze, ha raggiunto, anche in conseguenza dello sviluppo della città di Roma, una complessità amministrativo-gestionale ed un'ampiezza ed un'articolazione tali da rendere sempre più macchinoso il funzionamento della macchina amministrativa, specie quando siano interessate, come quasi sempre avviene, competenze funzionali tra loro che nel tempo si sono distanziate, non soltanto per, come posso dire, per dislocazione dei rispettivi uffici da una parte o l'altra di Roma, ma principalmente anche per impostazioni comportamentali e consuetudini operative che si sono nel tempo consolidate. È indiscutibile allo Stato quella che è l'oggettiva sofferenza di tale complesso di competenze nel gestire l'articolata e mutevole realtà cittadina, oggettiva sofferenza che si traduce in una crescente insoddisfazione della cittadinanza sempre più critica e distante dall'amministrazione comunale, quale che sia la parte politica che la gestisce e malgrado le positività che possono essere state da ciascuna realizzate. La situazione dell'apparato amministrativo è tale che qualsiasi intervento di semplificazione, snellimento, digitalizzazione delle procedure, anche se fosse corredato da un incremento della produttività delle risorse organiche, cioè da una tensione operativa eccezionale, non migliorerebbe lo stato delle cose, che se non si accompagnasse ad un cambiamento di quello che è il paradigma strutturale organizzativo, abbandonando l'attuale impostazione che, salvo alcune materie, vede come fulcro operativo la gestione centralizzata e come deroga alla gestione periferica, comunque limitata a determinate materie e a determinati incombenti. Cioè bisognerebbe passare a un totale capovolgimento dell'assetto, passando ad una struttura organizzativa che vede come impostazione di base l'affidamento delle funzioni gestionali alle strutture periferiche prossime alle esigenze da gestire, cioè ai municipi, e solo in via residuale l'intervento delle strutture centrali per le necessarie funzioni di coordinamento, indirizzo e consulenza o per quelle che sono indecentrabili, e cioè eliminando ogni possibile sopravvivenza di sovrapposizioni o concorrenze decisionali ed operative tra le strutture centrali e quelle municipali. Questa è un'impostazione che, a torto, a ragione, lo so, ma secondo noi in maniera giusta, e si ritiene l'unica strada possibile per assicurare alla macchina amministrativa comunale, considerata nel suo insieme, quell'efficacia ed efficienza amministrativa che la cittadinanza da tempo richiede a gran voce, sembrando di tutta evidenza come la ben più limitata dimensione operativa di 15 realtà municipali sia già di per sé stessa sufficiente ad assicurare una maggiore efficienza operativa, data la prossimità alle problematiche e alla vicinanza fisica delle funzioni interessate. Questo come pensiero generale, però come arrivare a questo? Ovviamente ci sono stati fatti dei passi amministrativi, si è superato un po' quella funzione di controllo che era stata attribuita dal vecchio regolamento sul decentramento ad un organo intermunicipale e centrale, e si è passati a fare delle nuove proposte, si è stata avviata un'indagine conoscitiva, si è andati avanti sino ad arrivare ad una mozione approvata dall'Assemblea Capitolina nel maggio scorso, dove è stata impegnata la sindaca e la giunta capitolina a realizzare la sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo municipale, garantendo anche attraverso l'attività e il supporto dell'osservatorio sul decentramento, che era quello che purtroppo non ha funzionato in passato, nonché dalla consulta dei presidenti, l'attuazione di progetti di decentramento speciale presentati dai singoli municipi e condiviso dalla giunta e il consiglio municipale sulla base della morfologia urbana o comunque delle peculiari caratteristiche ed esigenze del territorio. E questo al fine di avviare un processo di riforma e aggiornamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale, in attuazione peraltro di quello che era stato divisato dagli articoli 5 e 114, che è comma 3 della Costituzione e comunque dell'ordinamento di Roma Capitale.
tenuto presente che è del tutto condivisibile procedere tra i singoli progetti di decentramento speciale presentati da singoli municipi, atteso che l'ampiezza e l'articolazione, la complessità amministrativo-gestionale dell'amministrazione centralizzata, nonché la non sempre adeguata consistenza delle strutture e risorse municipali, rendono impossibile ipotizzare, questo appare di tutta logicità, l'avvio di un decentramento sulla base di una regolamentazione generale. E ciò accompagnando questo decentramento da una, da un'attribuzione di una maggiore autonomia finanziaria, di cui peraltro già da tempo avrebbero dovuto beneficiare i municipi ai sensi dell'articolo 3,5 del decreto legislativo 156 e dall'articolo 46 dello Statuto di Roma Capitale. Visto come stavano le cose, quindi si è proceduto a avanzare questa proposta proposta di risoluzione affinché vengano impegnati il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso la Sindaca e la Giunta Capitolina per definire un approccio sperimentale, come peraltro è stato indicato dalla mozione 62 dell'Assemblea Capitolina, alla realizzazione presso il Municipio VII di progetti speciali di decentramento amministrativo, quali quelli, e si fa ecco questo esempio, relativi alla manutenzione del verde orizzontale e verticale, alla manutenzione della grande viabilità che ricade nel municipio, trasferendo per tali materie tutte le competenze necessarie alla gestione presso il municipio senza alcuna sopravvivenza di sovrapposizioni e o concorrenze istruttorie, decisionali o operative con le strutture comunali. Ottenere quindi conseguentemente la messa a disposizione di tutte le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per assolvere questo impegno. Avere peraltro la possibilità di espletare gare a procedura ordinaria, cioè gare aperte, con i positivi risultati di una maggiore trasparenza e di una più accentuata possibilità di concorrenza tra le ditte interessate. Rendere effettiva l'autonomia finanziaria prevista dalla legge per il tramite dell'emanazione di un nuovo regolamento di contabilità che tra l'altro consentisse l'attribuzione ai municipi delle entrate provenienti dal proprio territorio, prevedendo una quota da destinare alla solidarietà intermunicipale o ad esigenze generali anche per le situazioni di emergenza. Quindi ecco, principio fondamentale, questo è un principio che dovrebbe trovare attuazione, l'attribuzione ai municipi delle entrate provenienti dal proprio territorio, fermo restando ovviamente, come è stato già detto, una quota da destinare alla solidarietà intermunicipale o ad esigenze generali per situazioni di emergenza. La determinazione di una forma di premialità per quei municipi individuati come più virtuosi in base a parametri oggettivi preventivamente. Consigliere Pompele, posso chiedere di parlare un po' più forte? Ah sì, certo. La determinazione di una forma di premialità per quei municipi individuati come più virtuosi in base a parametri oggettivi, cioè questo si vede chiaramente dall'ammontare degli stanziamenti spesi, che a volte è molto diverso tra municipio e municipio o tra municipi e strutture centrali. La possibilità per i municipi di determinare le aliquote impositive o le tasse comunali riscosse nel loro territorio all'interno di un range stabilito come massima e minima a livello comunale, di riconoscere piena autonomia relativamente alla variazione di bilancio una volta approvati il bilancio previsionale del Comune di Roma. Nel contesto, dare avvio ad un cambiamento dell'attuale paradigma organizzativo comunale basato in linea di principio sull'affidamento delle funzioni attuative alle strutture periferiche, cioè ai municipi, e riservando alle strutture centrali, come già detto, quelle completamente centralizzate, solo le attività, cioè alle strutture centrali centralizzate, le attività di programmazione e coordinamento, eliminando ogni possibile sopravvivenza di sovrapposizioni. Richiedere peraltro al governo un tavolo tecnico-politico al governo per la partecipazione di regione, comune e municipi per ridisegnare i ruoli istituzionali di Roma Capitale nell'ottica di una maggiore autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, anche con un'eventuale revisione della Costituzione. Sembrerebbe un volo pindarico, ma in realtà, ho fatto grazia prima dell'excursus legislativo, ma in realtà quando è stata riconosciuta Roma Capitale bisognava forse fare un po' assettino un pochettino più avanti, perché così soltanto resta quasi una buona intenzione. Peraltro la serie di due decreti legislativi emanati hanno... Non si sente? Io non so che devo fare, devo strillare. Consigliere, è l'uomo di chiesa, deve mettere il microfono, sennò... Devo mettere a parlare così, insomma. Allora, me debbo sedere, però. Una bella voce.
E come faccio? È più di qui, si sente così. E forse è troppo alto che devo fare, non lo so. E quindi tutto sommato, anche quando poi vennero stabiliti, per esempio nell'ultimo decreto che stabiliva il numero dei municipi di Roma Capitale, si parlava nell'intenzione di attribuire ai municipi stessi funzioni sempre più ampie e un'attribuzione maggiore di risorse. Quindi in realtà non siamo fuori dell'alveo programmatico, diciamo così. Il problema è che passare dall'alveo programmatico a quello che è l'aspetto dispositivo, c'è ovviamente, come al solito, tra il dire e il fare c'è di mezzo qualche cosa. Però la situazione, come dicevo prima, in realtà siamo soddisfatti di questa situazione? Possiamo andare avanti in questo modo? Evidentemente c'è pericolo che la macchina diventi sempre più farraginosa nel suo movimento e la cittadinanza sempre più insoddisfatta. Quindi qualche cosa dobbiamo inventarci. A noi pare, speriamo che si senta, a noi pare che tutto sommato incominciare a parlare nell'avvio di quella che è stata la mozione 62, di quello che è questa proposta, incominciare a parlare di decentrare alcune funzioni e vedere come va, perché la cosa è più importante, penso che sia una soluzione possibile, praticabile e, scusatemi poi l'aggettivo, è anche doverosa nei confronti della cittadinanza. Ho finito, grazie. Allora, prima di andare avanti con gli altri interventi, devo informare che il consigliere Toti mi ha chiesto di intervenire per un massimo di 30 minuti, l'avevo dimenticato, quindi informo. Se serve. Allora, ci sono altri interventi? È andato via lui. Lui è andato via. No, andiamo avanti. Consigliere Carlone. Il microfono, consigliere, ecco. Grazie. Abbiamo esaminato questa risoluzione, l'abbiamo ritenuta giusta, visto che l'abbiamo anche firmata. Perché l'abbiamo ritenuta giusta? Con la mia esperienza che ho potuto vivere e ho vissuto nell'ambito dell'amministrazione comunale, abbiamo praticamente da anni attuato determinati servizi già a partire dal 74-75. Si parlava di decentramento, si è cominciato a decentrare alcune cose presso i municipi. Naturalmente l'anagrafe ha buttato avanti determinate cose su cambi di residenza e qualsiasi altro tipo di lavoro che poteva poi essere demandato ai municipi, e oggi i municipi su questo problema e anagrafico e anche per quanto riguarda edilizia e tante altre cose, sono stati praticamente catapultati nei municipi tantissimi servizi e compiti, però è mancato poi quello da poter incentivare anche il personale. Si parlava di un decentramento della ragioneria, cosa che non è mai avvenuta. Ricordo che abbiamo avuto un incontro con il sindaco, allora l'onorevole Rutelli. Le conversazioni le potete fare fuori, così lasciamo parlare il consigliere. Quindi ci riferì che finalmente, questo parliamo del 99 mi pare, 98-99, finalmente stavano lavorando perché il decentramento fosse attuato appieno. Io non l'ho mai visto questo, non ho mai visto il decentramento attuato appieno, tanto che, ecco perché riteniamo giusta questa risoluzione, molte di queste competenze che vengono citate sono già proprie dei municipi. Però manca ad esempio il verde, l'area verde,
ma mancano i fondi, manca il personale. L'ufficio giardini, mi ricordo in una commissione che facemmo, paragonando l'ufficio giardini a Parigi, che hanno 7.000 unità, 7.000 persone che lavorano sulla parte dei giardini, noi ce ne avevamo 300. Quindi paragone è un paragone astronomico proprio, che non si capisce perché lì 7.000 e qui 300 persone. Quindi penso che il decentramento, così come dovrebbe essere proprio fatto, non interessi agli organi superiori, e naturalmente trovo questa risoluzione importante per quanto riguarda un avvio delle competenze che poi dovrebbero essere date ulteriormente ai municipi, ma anche i fondi necessari devono essere erogati ai municipi. Parliamo, ecco, del patrimonio. Il patrimonio, non abbiamo cognizione di quello che il comune ha come patrimonio nel territorio del municipio e nel territorio di tutta l'intera città di Roma. Il patrimonio si perde, ma magari si cercasse di valorizzare, allora sì che ci potrebbe essere qualcosa di positivo e di serio. Leggevo anche l'attribuzione, qui aspetti, ecco qua, quello per quanto riguarda la polizia locale, no? La polizia locale, noi abbiamo un gruppo, adesso spezzettato, un gruppo che si gestiscono in modo personale, cioè ogni vigile, ogni lavora perché ha volontà di lavorare, ma le direttive vengono sempre date dal comando centrale. Ecco l'autonomia che si doveva dare anche alla polizia locale in seno ad ogni municipio, cosa che fino ad oggi non è stata mai decentrato appieno, quello che dovrebbe essere l'autonomia vera e propria della polizia locale nell'ambito del municipio stesso, perché noi dobbiamo dare solamente gli indirizzi, ma che gliene può, noi ce ne può fregare di meno degli indirizzi, perché gli indirizzi politici, io ti dico oggi voglio via Tuscolana libera, però devo avere anche la possibilità di poter dare ordini a chi di competenza di poter attuare queste cose. Quindi ci trova naturalmente d'accordo su questa risoluzione, però io ci credo poco che questo possa avvenire, perché il bilancio del municipio naturalmente è esiguo rispetto a quello che effettivamente dovrebbe essere dato al municipio per poter gestire tutto bene, naturalmente quello che deve essere dato allo stesso municipio. E certo, l'autonomia, l'ho detto pure prima. Ecco, questo è il mio pensiero, che da anni si parla di decentramento, però questo benedetto decentramento, io mi ricordo molto tempo fa si parlava di aggiunto del sindaco, no? Todi ne sa benissimo perché ne faceva parte, di quel aggiunto del sindaco, quindi si sono fatti dei passi avanti notevoli, però ecco, più a parole, meno che ai fatti. Quindi la gestione deve essere proprio del municipio, però diamo un'autonomia concreta a quello che deve essere dato al municipio perché funzioni tutta la pubblica amministrazione. Grazie. Grazie a lei, ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, bentornati, buon lavoro a tutti. Anche io trovo questo argomento fondamentale per il futuro delle città e per il futuro di questo decentramento, che lo chiediamo da molti anni, ma si fa fatica poi a raggiungere effettivamente qualche risultato.
Non mi convince la risoluzione, non ho partecipato, me ne dispiace, in commissione del Presidente che ha relazionato in merito, forse era un po' abbacchiato perché parlava a voce bassa, perché l'esecutività degli atti è importante, quindi a prescindere dal decentramento ci aspettiamo che la strada di Quarto Miglio venga resa pubblica, era una preoccupazione che abbiamo avuto l'altro giorno in ascensore, quindi il decentramento poi c'è o non c'è, gli atti restano nel cassetto o meglio vengono disattesi e poi creano mortificazione nei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, perché ci auguriamo tutti che le cose vengano fatte. Non mi piace il fatto che possano essere dei singoli municipi ad avviare una proposta complessiva come questa del decentramento, perché non può essere un decentramento a macchia di leopardo, c'è un municipio che lo vuole rosso, il municipio che lo vuole giallo, il municipio. No, sull'aspetto delle risorse, della spesa pubblica e corrente, ahimè, ci deve essere, come dice qualche consigliere più grande di noi, che ci deve essere unità, cioè ci deve essere volontà di essere tutti quanti in un range di spesa possibile. Diversamente ci possono essere i comuni che fanno finta di spendere di più, che possono, sono virtuosi. Leggevo proprio una frase che mi ha colpito, quando dice che i municipi individuati come quelli più virtuosi, e quelli che non sono più virtuosi la vogliamo al decentramento? Cioè non può essere un qualcosa, un municipio sì, un municipio più bravo. L'altro giorno proprio un'altra discussione sul nostro municipio, che è uno tra i migliori di Roma, questo sentivo e ho sentito da alcuni amici, e pensando ho detto io, ma chissà allora che cosa succede negli altri municipi se questo è il migliore di Roma, perché la situazione di degrado è così grande che l'impegno è una gocciolina d'acqua rispetto a quello che si deve fare. Quindi, tornando alla nostra risoluzione, ritengo che il punto F, ultimo punto dell'impegno, quindi l'ultimo punto dell'impegno, quindi creare questo tavolo politico, tecnico-politico, con la partecipazione della regione, del comune, sia uno del, ci deve essere quello prima di tutti, ci deve essere quello, perché se non c'è quello non si può avviare la discussione di qualsiasi decentramento. E quindi punto F, ritengo che, cioè, quella sia una premessa, non sia una premessa di partenza per poter attuare qualsiasi minimo decentramento. Autonomia di bilancio, cioè le risorse che si sviluppano in questo territorio devono essere spese in questo territorio. Già noi abbiamo degli strumenti che abbiamo criticato un po' tutti, ne abbiamo parlato in commissione, di cui ne siamo tutti d'accordo, vogliamo che le entrate che derivano dagli oneri concessori vengano spesi almeno nei consorzi nel nostro municipio, e questo è un percorso che a prescindere dal decentramento possiamo attuare. Ma immaginate se ogni municipio tutte le entrate, o deve essere il municipio che decide la quota e quanto dovrà entrare rispetto a tutti i capitoli, come diventerebbe complesso. Quindi o si creano 15 municipi con autonomia vera, quindi vuol dire 15 città, oppure i modelli non possono essere questi per attuare un decentramento. Noi, ricordate, abbiamo un bilancio derivato e in più su alcuni capitoli, come quelli che delle concessioni su consorzi, le spese possono essere bloccate e fermate lì. Sulle entrate delle sanzioni urbanistiche
del territorio restano nel territorio, ma non bastano naturalmente. Per me c'è l'importanza assoluta di mettere il punto F al primo posto, quindi se non si risolve questo tappo, lo chiamerei tappo perché ce ne avremmo cose da dire poi rispetto al decentramento e di situazioni che tutti i comuni d'Italia in generale devono risolvere attraverso varie forme di potere diverso rispetto alle entrate sulla tassazione. Io mi fermo qui naturalmente rispetto allo sforzo che ha fatto sia di lettura, io non posso votare contro un atto che va nella direzione del decentramento, assolutamente no. Naturalmente non ho partecipato, avrei voluto modificare l'impianto e pertanto non farò ostruzione, mi asterrò dal votare questo regolamento che secondo me, come è fatto, non ci porta lontano, non ci porta da nessuna parte, ma non perché non ho partecipato io, perché la storia del decentramento è una storia che deve partire da un tavolo veramente serio tra il governo, la regione e i comuni d'Italia tutti in generale, perché il titolo da cambiare è molto importante, non ci starebbe nessuno. Apprezzo la volontà di questa della commissione che ha lavorato su questo argomento, non sapevo che c'era questa risoluzione, altrimenti sarei venuto ad approfittare magari di qualche personaggio che ci poteva illustrare meglio il cammino e il percorso che il Comune di Roma vuole fare verso il decentramento. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Allora, questa risoluzione io la condivido anche se non mi soddisfa completamente, anzi mi soddisfa poco, però io la condivido e non facendo parte della commissione non l'ho potuta firmare perché altrimenti avrei partecipato pure io, perché comunque, anche se non sono completamente soddisfatto, forse si comincia a vedere un piccolo lumino acceso rispetto al futuro del decentramento romano. Più di questo io ti dico la verità, non vedo, anche se le parole del Presidente Pompei quando parla avanti, doveroso, dice rispetto a questo. Io dico, amico Presidente, troppe parole si sono fatte negli anni. Io ricordo che si cominciò a parlare di decentramento, ma anche, e apprezzo pure i stimoli che mi ha dato l'intervento precedente, del rafforzamento dei poteri di Roma Capitale e del decentramento municipale già negli anni Ottanta, perciò voglio dire, il discorso parte da lontano. E io dissi pure in campagna elettorale, l'ho ripetuto magari anche più volte qui in consiglio, che parlai quando come candidato presidente del centrodestra, ci fu la riunione di tutti i candidati presidenti e parlai della partecipazione spuntata e ho detto chiaramente, se il governo di prossimità non è forte, la possibilità di governo, che è più vicino alla gente, quello che arriva al Campidoglio più volte arriva non preciso, quelle che sono le indicazioni, non precise quelle che sono le indicazioni, la volontà di partecipazione, le richieste che vengono da tutti i comitati di quartiere, dai cittadini del nostro municipio. La partecipazione perciò io la definì spuntata. Nel 2010 finalmente si arrivò a questo decreto legislativo, e ricordiamo, lo dobbiamo dire, col governo Berlusconi, che primo rispetto agli altri governi dette una indicazione più forte rispetto a quelli che dovevano essere i poteri della città di Roma e il trasferimento ai municipi, come è nella risoluzione che oggi andiamo ad approvare
e che fa riferimento appunto all'articolo 24 del decentramento, del decreto legislativo 156, che parla dell'articolo 24, decentramento accentuato ai municipi, come recita la risoluzione. I più poteri a Roma non sono stati dati, il decentramento purtroppo dal 2010 al 2018 è poco più di zero nella città di Roma rispetto ai municipi. Diciamo che il decreto legislativo parlava di trasferimento di poteri dalla regione Lazio a Roma Capitale. Questo, adesso non so se per responsabilità della Regione Lazio o di Roma Capitale, anche se risultano queste nuove attribuzioni che potrebbe avere Roma Capitale, queste nuove attribuzioni non sono state accettate, non era stato dato il personale e praticamente i mezzi per fare questo trasferimento di competenze e di responsabilità dalla Regione a Roma Capitale. Però una cosa che si poteva fare rispetto a Roma Capitale e che veniva chiaramente dal decreto legislativo, purtroppo, adesso io dico non so la responsabilità di chi sia con precisione, dico io penso che ce l'abbiano tutte e due, sia Roma Capitale che la Regione Lazio, questo trasferimento di potere e competenze dalla Regione a Roma Capitale non è avvenuto. Perciò il discorso, io l'ho fatto anche quando parlammo del bilancio capitolino, del bilancio capitolino che poi c'ha il bilancio derivato per il nostro municipio, io dissi che il discorso del bilancio dovevamo vederlo anche in un rafforzamento di poteri e anche di mezzi che il governo nazionale deve dare alla città di Roma. Perciò il quadro io lo amplierei, come pure alcuni punti della risoluzione praticamente fanno riferimento a questo. Però ecco, il discorso dell'insufficienza, io ho detto positivo ma insufficiente, e io dico anche esprime una certa timidezza istituzionale rispetto alle richieste che devono venire, io dico più forti, da parte dei municipi rispetto a un bilancio autonomo, a una responsabilità, una personalità giuridica data ai municipi che dà valenza vera di un governo di prossimità autorevole. Purtroppo voglio dire, questo non è avvenuto in tutti questi anni. Oggi c'è una richiesta che viene da questo municipio, che comunque modifica leggermente in senso autonomistico tutto questo. Però ecco, come ho detto, c'è una sofferenza da parte del municipio, una sofferenza, risoluzioni che anche la stessa Presidente mi ha detto purtroppo non si possono attuare perché i dipartimenti non sono i municipi. Noi facciamo e approviamo risoluzioni, l'abbiamo approvato più volte, e comunque proprio per la indisponibilità, per incapacità, adesso non so, dei dipartimenti, questo non abbiamo potuto avere. Questa che era una indicazione che veniva dai cittadini del nostro territorio e che avevamo recepito come risoluzione e che anch'io avevo votato, magari risoluzione anche espressione della maggioranza. Gli stessi dipartimenti che non partecipano alle nostre commissioni. Voglio dire, c'è anche qui il Presidente della Commissione Urbanistica, può essere testimone di questo, più volte abbiamo denunciato, e lui è stato pure uno dei primi, l'assenza del Dipartimento che, voglio dire, ha bloccato i lavori, ha portato in sofferenza i lavori delle Commissioni. Perciò il fatto poi del non rispetto dei pareri rispetto a tante cose che noi abbiamo votato e abbiamo indicato come parere municipale è stato più volte
non considerato e non rispettato da Roma Capitale. Perciò un salto in avanti, quello del decentramento, che chiaramente, come ho detto, poi deve essere complessivo, cioè deve essere pure, deve riguardare maggiori poteri per la città di Roma e per i municipi. Rispetto a quello che dice Io Risolve, io già l'ho detto, parla di autonomia finanziaria, chiaramente bilancio autonomo è quello a cui si deve arrivare, io aggiungerei pure personalità giuridica, e poi chiaramente queste sono manutenzione del verde, stava già nel 2000, nel 2000 c'era delle competenze municipali il verde, il 2000 però, dal 2000 tutto nel cassetto è stato inutile, da diverse maggioranze che si sono susseguite nel Comune di Roma, voglio dire, no, di tutti i colori, però ecco, rispetto a questo è stato messo in un cassetto, oggi si riprende, io penso che sia necessario, minimale ma necessarissimo, il discorso della manutenzione verde orizzontale e verticale, manutenzione della grande viabilità, perché poi parliamo magari della Dagnina, dice no, però non possiamo neanche mettere in semaforo, perché poi il dipartimento chissà dove sta, chissà se lo riusciamo a trovare, chissà se ci dà parere favorevole, però ecco, un'inversione di tendenza dipartimento municipio, che significa pure quello che diceva Domenico quando parlava, e qui lo dice preciso, sull'affidamento delle funzioni attuative alle strutture periferiche, e qui ecco, questo è preciso, riservando alle strutture centrali programmazione, coordinamento. E questo è l'elemento centrale, perché quando noi diciamo questo significa pure, se noi riusciamo a ottenerlo, questo discorso. I dipartimenti si sgonfiano e si gonfiano i municipi. Questo, se riusciamo a ottenere, significa pure che si sgonfia il bilancio comunale e si gonfia quello municipale, perché dovrebbe essere automatico, Presidente, io penso che tu condivida questo qui. E perciò voglio dire, questo è un elemento, e poi tu lo ribadisci nell'F, il ridisegnare il ruolo istituzionale Roma Capitale, questo qui è chiaro, ha pure ridisegnato a livello di Costituzione, perché negli anni, quando Domenico ha fatto ricordare 2000, 1990, quando Rutelli, allora ne facciamo 20 dei municipi, ne facciamo 4, 5 discussioni che sono durate 2 anni, 3 anni rispetto al numero dei municipi, discussioni rispetto al decentramento, zero risultati, zero. Zero risultati rispetto a tutte queste discussioni. Certo, la modifica può pensare e si può arrivare non solo alla città metropolitana così come noi l'abbiamo oggi con scarsi poteri, ma soprattutto o la città metropolitana deve essere città-regione, oppure Roma deve diventare città-regione con una modifica costituzionale, oppure avere una provincia a statuto speciale come ce l'ha Trento e come Bolzano, che c'ha anche poteri legislativi, che dia, ecco, la possibilità finalmente a dare servizi veri, che purtroppo oggi ancora non c'hanno, i cittadini romani, per dare risposte vere ai problemi di Roma. Altri interventi? Ci sono Giannone? Sì, grazie Presidente. Allora, io vorrei che, diciamo, iniziare innanzitutto etichettando questa risoluzione, questo indirizzo, come una svolta epocale nel governo della città. È realmente così, perché adesso, insomma, dopo aver sentito l'esperienza di un consigliere, e permettetemi di chiamarlo anziano, con esperienza, e che in qualche modo ci ha portato un esempio, esperienza certamente, di storia, di un passato da cui bisogna imparare. Ecco, sentivo risultati zero, tanti impegni, risultati zero. Questa è una svolta quindi epocale, perché? Perché appunto sentivo prima anche l'altro consigliere di esperienza che ci parlava di carte, no?
di buoni propositi, poi però bisogna dare seguito. E però è anche importante che nelle carte ci siano scritte delle cose che possono essere, diciamo, realizzabili. Allora, noi abbiamo sempre detto, lo crediamo, insomma, e lo abbiamo anche vissuto e sperimentato già dall'inizio della nostra consigliatura con alcuni atti sul verde, eccetera. Che cosa significa decentrare? Decentrare significa avere delle responsabilità, ma significa avere anche degli strumenti per poter attuare il decentramento. E questo, abbiamo capito che in una città così grande come Roma, più o meno grande come 15 città italiane medie, purtroppo il governo, un governo centrale unico non soddisfa, sarà per nostra storia, per nostra indole, ma non è sufficiente, non è adatto, non è una forma che ci permette di governare in modo efficace ed efficiente una metropoli. E quindi il processo, il decentramento diventa una forma concreta per realizzare un buon governo della città. Come dicevo prima, il processo è iniziato nel 99, ma evidentemente non gli è stato dato un sufficiente supporto, impulso affinché potesse poi sostanziarsi e realizzarsi appieno. Se oggi, appunto, come ricordava qualcuno prima, i municipi hanno un ruolo, diciamo, marginale. E allora forse l'approccio da seguire non è tanto quello che ho sentito nominare prima, cioè centralmente c'è una grande mente che partorisce un grande progetto di decentramento che poi immediatamente si impatta sugli organi periferici e voilà, il decentramento è fatto. Forse non è così che bisogna procedere, forse bisogna procedere per passi, per step, per prove successive, per andare a vedere se uno step successivo è funzionale a quello precedente e raggiunge l'obiettivo sperato. Ed è questo il modus operandi che riteniamo si debba utilizzare: un passo alla volta, piccoli pezzi di decentramento, piccoli passi che portano poi a una valutazione degli effetti, una pianificazione, una valutazione di ciò che si è ottenuto rispetto a quello che ci si attendeva, e si ripianifica il prossimo step e così via. E quindi noi lo vogliamo fare, appunto, utilizzando i sei obiettivi di questa risoluzione. Quindi il punto A ci dice essenzialmente che non vogliamo un decentramento totale già da subito, perché forse non saremmo in grado di governarlo. Abbiamo bisogno di risorse, di strumenti, abbiamo bisogno di poter essere autonomi nell'esplicazione delle gare, abbiamo bisogno di un'autonomia nel poter utilizzare gli strumenti per ottenere i risultati in modo decentrato e quindi in modo autonomo. E l'autonomia finanziaria diventa imprescindibile, perché se abbiamo capacità di spesa dobbiamo avere anche la capacità poi di avere un'entrata da poter gestire secondo quelle che sono le reali esigenze e necessità che ogni giorno come ente di prossimità ci chiedono i nostri cittadini, e quindi in qualche modo anche dare un cambiamento, dare una via a un cambiamento di quello che è l'assetto organizzativo della macchina burocratica. Quindi una macchina che non è più centrata sui poteri, diciamo, dei dipartimenti e dell'assemblea capitolina, ma in qualche modo far emergere quelle che sono le autonomie del municipio su alcuni temi. L'ente centrale diventa un po' il supervisore, no? Che in qualche modo fa sì che vi sia una omogeneità di comportamenti. E poi chiaramente le modifiche istituzionali e legislative, naturalmente, necessarie a ridisegnare poi il tutto. Quindi è sicuramente una risoluzione che approccia il problema in modo diverso, in modo, diciamo, più variegato e con più, da più punti di vista.
E quindi cosa penso? Che però alla fine anche questo è uno strumento, è un altro modo di operare, e quindi io penso che soprattutto il decentramento deve essere una volontà di farlo, cioè non basta lo strumento per poter realizzare qualcosa, bisogna che qualcuno lo utilizzi e abbia la volontà di rendere operativo questo strumento. Quindi io non so, nel passato fino ad oggi insomma non abbiamo visto grandi esiti di questo processo di decentramento, e forse mi viene da pensare che non c'era o non ci fosse proprio una volontà politica. Ecco, noi crediamo che invece in questo momento la volontà politica di realizzare un effettivo e un concreto decentramento ci sia, e questa risoluzione penso che possa essere un buon strumento per poterlo realizzare. Grazie. Sì. Grazie Presidente. Allora, io comincio col dire che è un piccolo sogno. Il sogno è avere un comune di Roma con 14 municipi. Il comune centrale, per quanto penso io, dovrebbe occuparsi del centro storico, gli altri municipi invece, e quelli già attualmente in essere, completamente autonomi. Stiamo parlando di... c'è di utopia quasi, perché sono anni che se ne parla in realtà, e ancora non c'è stata né la volontà politica e quindi e assolutamente neanche quella pratica di attuare tutto questo. Questo è un atto importante perché, contrariamente a quanto ho sentito, è un atto forte, intanto perché parte dai municipi e per questo ha una valenza ancora maggiore rispetto a una regia magari che facesse partire questo processo centralmente. E io ci racconto anche brevemente come nasce questo progetto, questo atto. Sul nostro impulso abbiamo sentito il Campidoglio nonché gli altri municipi per accordarci sul far partire questa azione dai municipi. Quindi ogni municipio manderà un suo atto simile al nostro al centro. Tutte le istanze verranno accolte dalla commissione competente capitolina, che è la commissione di Roma Capitale, con la presidenza di Angelo Sturni, il quale porterà il tema in assemblea capitolina. E questo per dare certamente... c'è un doppio impulso. Il primo è quello di far sì che queste azioni arrivino al centro. Il secondo è portare, invogliare il sindaco, non che lo voglia fare, ma certamente con una forza municipale ha più vigore questa azione, andare direttamente al governo, cosa che ha già iniziato a fare, a interloquire con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri affinché si crei un tavolo tecnico, e questo è specificato all'interno di questo atto, e affinché ci sia una vera e propria legge su Roma Capitale intanto, e successivamente andare alla modifica delle leggi esistenti al fine di garantire quanto ho già detto prima. Se questo include una modifica della Costituzione, la Costituzione in questo senso si deve modificare, perché non è possibile che Roma sia in questa situazione dopo decenni che se ne parla. Londra ha esattamente il funzionamento di cui ho detto prima. Il Comune centrale si occupa del centro, che qui sarebbe il centro storico da noi, e i municipi assolutamente autonomi si occupano, cioè, di quanto prescritto e ad esempio in questo atto. Noi in questo municipio chiediamo cose anche abbastanza basilari in realtà. Intanto la manutenzione del verde. Allora, la morte dell'amministrazione è quando, se c'è un problema civico cioè di un cittadino oppure su un punto specifico della città, per risolvere questo problema c'è la competenza di N soggetti, 3, 4, 5. Allora, se la competenza è di uno, forse si può fare qualcosa. Ecco perché chiediamo intanto la manutenzione del verde, sia esso verticale oppure orizzontale. Attualmente la competenza è divisa, un po' è municipale, un po' è del Dipartimento Ambiente,
eccetera, eccetera. L'altro punto importante che chiediamo è la manutenzione della grande viabilità. Noi abbiamo già in manutenzione le vie più piccole, ma la via Tuscolana, la via Casilina, la Palmino Togliatti, tutte queste grandi arterie, cioè le cosiddette consolari, sono di competenza del Dipartimento, come sappiamo. Noi vorremmo intervenire direttamente su queste strade. E la terza è fondamentale, chiediamo autonomia di bilancio, ovvero dopo che il Comune Centrale ha fatto la sua dichiarazione di bilancio annualmente, noi dobbiamo avere assolutamente autonomia per gestire le competenze che ci sono già e che ci spetteranno in futuro, anche fare variazioni autonome di bilancio al nostro bilancio municipale. Questa è una cosa che può essere assolutamente funzionale anche in virtù di tutte le competenze che ho detto prima. Il bilancio oltretutto ci permette di entrare ovunque, in qualsiasi tematica di pertinenza di Roma Capitale, di competenza del Comune. Con un bilancio autonomo possiamo avere questa facilità maggiore che adesso non abbiamo per fare le cose che ci competono. Altra cosa, chiediamo, e questo siamo già in grado di farli come settimo municipio, c'è ad esempio le gare pubbliche sopra soglia, quindi sopra il milione di euro attualmente il municipio non può fare gare. Noi siamo già adesso come settimo municipio in grado di fare gare sopra il milione di euro, non solo indirle ma anche gestirle. È ovvio poi che le cose di programmazione e macro progettazione dovrebbero spettare ancora al Comune Centrale, però la fase di attuazione ci dovrebbe passare assolutamente in capo ai singoli municipi. Ora, chiuso questo punto e vado in conclusione, il punto fondamentale è che adesso il sindaco ci dovrà andare a interloquire col governo. Sappiamo che politicamente la situazione adesso potrebbe sembrare favorevole perché c'è quasi uno stesso colore sia al governo sia al Comune di Roma. Non dico che sarà fatto, nel senso che sappiamo tutte le complicazioni che ciò può comportare. Per questo motivo noi come parti territoriali stiamo facendo questa parte, questa grossa parte. Spero che i municipi a gestione PD possano andare nella stessa direzione, perché avere uno stesso atto da tutti i municipi ha certamente una forza differente rispetto a un atto mandato solo da alcuni municipi e non da altri. Fermo restando questo punto, io penso, signori cari, che o questa cosa, questo percorso inizia adesso oppure non inizia più, perché se sono 20-30 anni che ci stiamo correndo attorno e appresso, anche vista la vicinanza politica tra governo nazionale e governo capitolino, possiamo optare per questa opzione. Se non riusciamo adesso avremo grossi problemi in futuro, quindi spero che tutti, per parte loro, per partiti loro, per amministrazioni concorrenti, possano tutti quanti darsi una mano per specificare le competenze, altrimenti Roma non può mai e andrà avanti oltre che risorgere, se sia mai sorta in realtà. Io spero di sì. Allora, io ho concluso, volevo solo aggiungere un'ultima cosa. Con l'autonomia di bilancio e tramite l'emanazione di un possibile nuovo regolamento sulla contabilità abbiamo anche delle libertà maggiori fondamentali, come per esempio decidere le aliquote che spetterebbero, cioè che già spettano al comune, ma a normarle già a livello municipale potrebbe essere molto importante. Le entrate che entrano in municipio adesso attualmente vanno al Comune Centrale, che poi le redistribuisce ai municipi, è un po' un processo abbastanza farraginoso oltre che tempisticamente molto lungo. Per questo io auspico davvero che questo processo di partecipazione municipale, quindi delle periferie, dei territori, porti a questo risultato nel corso dei prossimi anni. Io ringrazio tutti, confido e sono abbastanza fiducioso che questo processo andrà avanti con l'aiuto di tutti. Grazie. Ci sono altri interventi? No, dichiarazioni. Ah sì, consigliere. No, c'è il consigliere Candigliota e poi lascio. Grazie Presidente. Allora, non entrerò troppo nel tecnico perché già ci sono entrati loro, quindi
sarebbe, tra l'altro sarò anche un po' sintetico, volevo aggiungere giusto qualche passaggio, che in poche parole quando siamo entrati abbiamo sentito parlare molto di decentramento amministrativo, perché comunque era un'esigenza, poi chi veniva da scorse consigliature maggiormente sentiva questa necessità. È vero anche che quando siamo entrati abbiamo visto le competenze necessarie, cioè che servivano, e quelle che poi alla fine di fatto non avevamo. Quindi ci rendevamo conto che all'atto pratico stavamo in circa un 70% demanato e il 30% era dei municipi. Questo era un po' frustrante, no? Perché comunque chi sta sul territorio solitamente, quindi ha da fare, cioè comunque si dà da fare con i cittadini per comunque reperire tante problematiche del territorio, e poi non avere magari la competenza necessaria, perché spesso e volentieri magari non è di competenza del municipio, quindi è una frustrazione ulteriore. Sarei quasi diciamo dell'opinione che levato diciamo questo a livello di competenze, praticamente noi non abbiamo quasi motivo di esserci, no? Perché ripeto, se non hai quei poteri necessari. Però è anche vero che ci vogliono le tempistiche e comunque anche le risorse, quindi bisogna fare tutto con molta gradualità, perché se non c'è questo c'è il rischio di fare comunque anche un buco nell'acqua, come tutte le cose, no? Poi qualcosa già abbiamo cominciato, ad esempio i mercati, comunque le competenze sono già passate, no? Per quello che riguarda la parte commerciale. La motivazione di ogni volta quella da dare a un cittadino quando si pone una problematica e non poterla risolvere, il cittadino ovviamente non sa quali sono le competenze di un'amministrazione municipale o quelle comunali, quindi per loro noi siamo diciamo la facciata di quello che è un'amministrazione, quindi pensano di venire qua e che noi possiamo risolvere un problema, quando realmente magari sappiamo che poi dobbiamo passare per una struttura comunale. Quindi ripeto, è frustrante anche per noi, certo che però le cose vanno fatte con un certo criterio, perché se no altrimenti c'è il rischio che si fa un buco nell'acqua, e questo non lo vogliamo, ma cominciare a demanare alcune piccole, che poi piccole non sono, insomma sono abbastanza importanti queste voci su cui stiamo lavorando, è già un primo grande passo che ci porta comunque a un percorso che per la prima volta vede insomma magari attuato questo iter. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io lascio la parola per la conclusione, visto che l'ha chiesto, al consigliere Pompei. Sì. Allora sì, stavolta cercherò di parlare proprio sul microfono, così sarà forte e chiaro. No, io volevo soltanto dire questo, se non ora, quando? Perché questa è la realtà. Ora, vedete, chiunque a un certo punto debba scrivere regolamenti, debba scrivere norme, debba determinare, insomma scrive delle norme, è legato al tempo in cui opera. L'impianto normativo del Comune di Roma risente ancora di quella impostazione, non dico ottocentesca, ma diciamo degli anni 35, 40, 50, di quell'impostazione, quando a un certo punto la realtà di Roma era completamente diversa. Il mondo cambia, ora ci troviamo ad amministrare non più una città di 800-900 mila abitanti o un milione di abitanti, che già era un'enormità, ma ci troviamo ad amministrare una città che racchiude in sé, come residenti, ma poi anche tutti quelli che vivono a Roma, di almeno 5 milioni di persone. Questa è la realtà che noi dobbiamo affrontare, e non la possiamo affrontare con quegli schemi normativi del passato.
né dal punto di vista delle, come posso dire, delle, dell'articolazione amministrativa, né dal punto di vista comportamentale, chiedo scusa, da parte della pubblica amministrazione stessa. Dobbiamo adeguare questa macchina, dobbiamo adeguarla anche, e qui mi allargo un attimino perché prima è stata detta una cosa estremamente importante per quanto riguardava l'urbanistica, dobbiamo anche nel senso che bisogna in qualche modo far capire a chi è presso gli uffici centrali che la realtà periferica loro, a volte a loro sfugge completamente. Io mi rendo conto che è difficile per chi magari sta studiando, che posso dire, il nuovo stadio della Roma, tanto per dire una cosa, andare, scendere alla viabilità del quarto miglio, me ne rendo perfettamente conto, però poi così come in una famiglia, non basta, bisogna anche pensare alle piccole cose quotidiane, anche per quanto riguarda l'amministrazione pubblica bisogna pensare ai grandi progetti, alle grandi cose, ma poi anche pensare al, come posso dire, al semaforo sulla via Ragnina. Si ha la sensazione, e questo le dico anche per esperienza passata, che molte volte quando una cosa è piccola non interessa, o per una serie di motivi, non facciamo altri commenti. Mentre invece l'amministrazione è fatta anche di queste cose. Quindi ora c'è una, come posso dire, una situazione abbastanza favorevole, ecco perché ho esordito dicendo se non ora quando. Però occorrerebbe anche che da parte, ripeto, anche che da parte dell'amministrazione, che penso che le persone più, come posso dire, più intelligenti di questa amministrazione sappiano benissimo che a un certo punto dovremmo trovare una soluzione, dovremmo inventarci o ipotizzare qualche cosa che ci consenta di governare questa realtà che oramai è diventata veramente complessa e articolata. Quindi anche a volte il chiamare i capi dei dipartimenti o i loro sostituti ovviamente non, a presenziare una commissione significa anche portarli un po' a far respirare l'aria delle esigenze concrete. Lo so, lo capisco, me ne rendo perfetto, capisco tutte le difficoltà, però credo che se, perché qualsiasi, poi qualsiasi marchingegno metteremo, se non ci sarà collaborazione e convinzione, c'è pericolo che a un certo punto non si vada avanti o si arrivi a uno scontro che penso nessuno voglia e nessuno auspichi. Tante grazie, ho concluso. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Sì. Carlone? Mi sono appuntato due paroline, tanto per chi è mia. Allora, ho sentito dire la volontà politica. Certo, la volontà politica c'è sempre stata per attuare il decentramento, però solo a promesse, ma non si è avuto il coraggio di attuare appieno il decentramento. Ecco perché ci trova favorevoli a questa risoluzione. Io dico solo una cosa, mi è venuta in mente, dico: porre la barra dritta e avere veramente la velocità più possibile della luce di approvare da parte dell'amministrazione capitolina il decentramento così come era stato studiato a suo tempo. Non c'è stata la volontà, facciamo in modo che questa volontà si riattivi e ci dia quella possibilità di gestire quello che è il territorio del municipio. Grazie. Sì, consigliere Totti. No, anche io, come ho detto, sono d'accordo, anche se, come lo ribadisco, non è sulla stessa linea 5 Stelle, però io lo devo dire che ci vuole meno timidezza istituzionale. Io capisco tante cose, però il fatto che non c'è un regolamento sul decentramento, ancora parla di circoscrizione, se voi leggete il regolamento
del decentramento, ma la circoscrizione, cioè il regolamento, va cambiato e vanno dati maggiori poteri ai municipi. Questo è un piccolo passo che noi condividiamo, però ribadiamo, è un piccolo passo, però esprimiamo l'espressione che ho visto anche degli amici di Fratelli d'Italia, positiva, io la esprimo perché chiaramente anche le cose sono fatte anche con piccoli passi, però voglio dire, per noi anziani che aspettiamo da ottanta il decentramento, voi ci dovete anche capire che purtroppo l'aspettiamo da tanti anni e il piccolo passo non è che ci convince, anche se voglio dire un discorso comunque di condivisione, anche se è una piccola cosa, noi non possiamo non esprimerlo, perciò ecco, il voto di Forza Italia è un voto favorevole rispetto a questo. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? Sì, consigliera Vitrocchi. Grazie Presidente, il consigliere anziano di esperienza ride, perché diciamo, a differenza di quanto ho ascoltato finora e anche delle, non so se chiamarli piccoli passi, delle diciamo, grandi aspirazioni che si possono riporre in questo atto, io sarei invece molto più cauta, perché si ricorderà il consigliere Toti che ci confrontammo durante la campagna elettorale in qualità di presidenti candidati a questo municipio e avevamo, se vuoi, anche le stesse, pensavamo esattamente le stesse cose, però mi sembra oggi invece di capire che le modalità con le quali si cerca di arrivare a quel tanto auspicato decentramento siano ancora confuse, o meglio, si voglia riporre una certa speranza, appunto, perché al momento sembra favorevole, quando in realtà ci sarebbero ci sarebbe un lavoro tutto amministrativo, perché, come ricordava qualcuno prima di me, probabilmente quel decentramento del 99 non è neanche più pensabile per la città che è diventata Roma, e quindi al di là di mandare le nostre desiderata al Campidoglio e sperare che questo si trasformi in qualche cosa, credo che invece bisogna obbligare il Consiglio Comunale, per esempio, a fare una deliberazione, perché quella del 99 che non è mai stata attuata nasce dentro l'Assemblea Capitolina, allora Consiglio Comunale, quindi non è semplicemente invertendo i fattori che si cambia il risultato, non è così, e quindi oggi dire che siccome parte dal basso questo ci potrà aiutare ad arrivare al risultato, a me personalmente, al gruppo del Partito Democratico, non ci tranquillizza. Poi sul processo e sul procedimento staremo a guardare. A chi oggi richiama il senso di responsabilità dei municipi che sono tornati a guida centrosinistra, alcuni anche recentissimamente, non vi sarà sfuggita tra l'altro la difficoltà che hanno già presentato all'amministrazione e alla sindaca, in particolare per quello che riguarda la gestione dei rifiuti. E addirittura quando c'è un presidente di municipio, a proposito di quella consulta dei presidenti, che minaccia un esposto perché la situazione era diventata ingestibile, è evidente che non ci possiamo fermare a fare un elenco di cose che come municipio saremmo o dovremmo avere noi la competenza per farlo, e quindi non ci possiamo fermare a delle richieste che sono dentro una risoluzione. Poi sì, condivido quello che diceva il consigliere Toti, sono piccoli passi che, diciamo, i consiglieri più anziani ovviamente apprezzeranno. Siccome, diciamo, io invece ho ancora una piccola esperienza amministrativa, preferisco, diciamo, attendere e diciamo, capire veramente dove si vuole andare a parare con questa risoluzione, perché per me, e concludo, credo che uno dei punti fondamentali sia esattamente la lettera F,
che è l'ultimo punto di questa risoluzione. Se noi non partiamo dall'imporre, e ci sono delle proposte di legge trasversali di tutte le forze politiche molto importanti, ferme dal 2017, dal 2016, presentate però alla Camera dei Deputati, che prevedono una trasformazione di Roma Capitale, che prevedono una trasformazione del sistema regionale italiano, con un dimezzamento delle regioni ad esempio, che abbiamo visto che hanno delle difficoltà da altri punti di vista, ma se noi non chiediamo quello e non ci fermiamo oggi a riflettere su che cosa è veramente la città metropolitana, ovvero è un'opportunità o l'ennesimo carrozzone che ha sostituito la provincia, ma attenzione, se noi diciamo questo, la città metropolitana la dobbiamo far funzionare, la dobbiamo convocare, gli dobbiamo dare esattamente quelle funzioni che gli sono preposte, allora delle due l'una. Premetto che se per voi quello è l'ultimo punto, io credo che invece il Partito Democratico lo ha dimostrato anche con le proposte di legge che ha presentato già alla Camera, credo che se si parte dal ridisegno del ruolo istituzionale di Roma Capitale ci saranno delle conseguenze vere, altrimenti rischiamo di fare solo piccoli passi, tanta demagogia e pochi fatti, purtroppo come sono stati fatti fino adesso. Per questo motivo il Partito Democratico si asterrà. Ci sono altre? Sì, consigliere Giannone. Sì, grazie. Intanto il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente per tutto quello che abbiamo ascoltato nella discussione. E sinceramente, proprio per il tema oggi in discussione, mi dispiace trovarmi qui in un'aula dove le forze di opposizione sono, diciamo, dimezzate, forse anche di meno, sono un terzo del previsto, diciamo, di quanto previsto. Invece mi sarei aspettato una partecipazione più folta, quantomeno, perché il tema non è un tema, è un macro tema, è un metatema, no? Parlare di decentramento significa guardare al futuro, guardare come dovrà essere organizzata la città domani, dopodomani forse, no? Quindi non scendere sulle problemi, ma capire come, quali strade potrebbero essere, diciamo, quelle vincenti per poter risolvere poi i temi. Quindi mi dispiace che, diciamo, non, questa discussione non si sia potuta fare con il resto della, e che, diciamo, tutta l'opposizione non sia qui a prendere una posizione, perché è importante anche prendere le posizioni verso certi temi. E quindi io direi che ribadisco il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per quello che abbiamo detto e perché onestamente non capirei un voto contrario. I punti sono tanti, ne abbiamo messi, io sinceramente non so se il punto F sia stato inserito come ultimo punto in termini di importanza, sono punti numerati per poter essere riferiti A, B, C, D e F, e la prossima volta, Presidente, usi dei simboli, delle faccette strane, così possiamo nominarle come faccetta ridente, triste, in modo che non vi sia un implicito ordinamento, perché non vi è un ordinamento, lo sappiamo benissimo che l'ultimo punto elencato forse è il primo per importanza, essendo la Costituzione, no, la madre di tutte le leggi, quindi se lì c'è qualcosa che non va a catena, il processo diventa monco. Però non è solo quello, perché non si tratta solamente di cambiare la Costituzione, poi vediamo come va e che facciamo, aspettiamo altri 20 anni? No. Dobbiamo essere concreti, e questa proposta che io invito tutti i consiglieri in aula a votare favorevolmente è una proposta concreta che prevede sia un impegno nel modificare attraverso la costituzione del tavolo interistituzionale tecnico, quindi per agire sulla Costituzione, ma anche provare a fare i primi passi, perché provando cominciamo a capire se la direzione in cui stiamo andando è corretta, se bisogna modificare, provare, tentare, andare avanti, fare un passo in più, altrimenti saremo dei teorici. Teoricamente funziona, teoricamente non funziona, e continueremo ad avere il nostro bel regolamento del decentramento
modello 1999. Grazie. Alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, 16 voti favorevoli e un contrario, quindi un astenuto, scusate, quindi il Consiglio approva la risoluzione. Siamo al punto numero 4, alla mozione a firma dei consiglieri Biondo e Vitrotti, avente ad oggetto illuminazione via Lemonia e dintorni Parco degli Acquedotti. Lascio la parola alla consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Brevemente, perché l'oggetto, diciamo, sintetizza già la richiesta che abbiamo avuto la necessità di rappresentare attraverso una mozione e quindi di portarla all'attenzione di tutti i consiglieri qui in Consiglio, perché nel corso di questi mesi, devo dire forse anche con una certa regolarità, in alcune zone del nostro territorio si sono susseguiti dei momenti in cui l'illuminazione pubblica sembrava veramente in difficoltà, nel senso che c'erano delle vere e proprie zone totalmente lasciate al buio. In realtà questa difficoltà che ci è stata più volte sollevata da molti cittadini che residenti dell'Appio Claudio e lo stesso comitato di quartiere lamentano questo stato di cose, quindi proprio una privazione dell'illuminazione pubblica proprio nell'area adiacente il parco, quindi su via Lemonia, già da diverso tempo. Non sto qui a ricordarvi, ma lo sapete tutti, insomma, quello che è accaduto anche qualche giorno fa, e per chi conosce appunto quella zona e visti gli ingressi al parco, viste le aree e anche le abitazioni che sono anche sull'affaccio del parco, è ovvio che si sentono in una situazione di disagio, e la richiesta di avere garantito, oltre che uno stato di... Mi scusi consigliera Vitrotti, volevo informare che non sono autorizzate le riprese telefoniche, o si riprende tutto il consiglio o non si riprende niente, per questo c'è un operatore autorizzato, grazie, e quindi spero che il video non venga poi usato per fini particolari. Grazie. Ok. Pertanto è stato necessario informare anche la parte politica di questa situazione, attendendo comunque una discussione che si era avviata in particolare sui parchi e che sta ancora in una fase di discussione embrionale nella commissione preposta. Detto tutto questo, è ovvio che la richiesta che facciamo è quella di impegnare la Presidente e la Giunta a garantire l'illuminazione di via Lemonia nelle ore notturne e ad implementare l'illuminazione nelle zone limitrofe all'ingresso del Parco degli Acquedotti. Sapete che gli ingressi sono diversi, c'è la parte di via Lemonia, c'è anche la parte che invece va verso via Appio Claudio, quindi ci rendiamo conto che se c'è uno sforzo ulteriore da chiedere alle autorità preposte, immaginiamo che questo venga fatto, però quello che ci siamo sentiti come gruppo del Partito Democratico è rappresentare il Consiglio Municipale le richieste che ormai diventano insistenti e che generano anche un senso di insicurezza che i cittadini del nostro municipio non si meritano, soprattutto a seguito di quello spiacevole episodio che abbiamo condannato fermemente, ma che ovviamente abbiamo la necessità di monitorare non solo noi, non solo le forze dell'ordine, ma anche noi come forze politiche, affinché ci sia un senso di sicurezza diffuso, e purtroppo lo stato non solo di degrado e di decoro dei nostri territori, ma e quindi anche l'illuminazione pubblica, fanno parte di quel complesso di cose che rendono un quartiere vivibile a tutte le ore e danno la possibilità a tutti di potervi fruire in qualsiasi momento della giornata. Quindi l'impegno è semplice, ci aspettiamo un accoglimento della proposta e anche un'azione efficace e tempestiva in merito.
Altri interventi? Consigliera Di Chiara. Funziona. Buonasera Presidente e colleghi consiglieri. Allora, alcune brevi premesse. Intanto rimane ferma la condanna da parte della maggioranza tutta verso coloro che commettono qualsiasi tipologia di aggressione nei confronti dei cittadini, senza distinzioni ovviamente di etnie, di nazionalità, di credo, fughiamo ogni dubbio. E poi esprimiamo comunque la massima solidarietà e vicinanza non solo al cittadino che è stato aggredito a Via Lemonia, ma anche a coloro che hanno subito, sono state vittime di altre violenze. E poiché si sa, non è un caso isolato, ma purtroppo, aprendo i quotidiani giornalmente se ne leggono di tutti i colori. Detto questo, comunque, per quanto concerne l'impegna che è stata richiesta nella mozione e quindi portata in aula, già da qualche mese la nostra giunta ha dato impulso al miglioramento dello stato dell'illuminazione della zona menzionata e portando appunto questo problema a Roma Capitale. All'attenzione di Roma Capitale. Roma Capitale, nello specifico il SIMU, ha prontamente avviato un'interlocuzione sia col MIBACT, con l'ente parco regionale dell'Appia Antica e con Areti. Quindi sono stati coinvolti tutti gli attori interessati. Questo per portare avanti un progetto che prevede non solo nuove installazioni ma anche ammodernamenti dei preesistenti con delle tecnologie nuove, quelle le famose tecnologie a LED. Il tutto ovviamente è documentato con note protocollate, quindi abbiamo traccia di tutto ciò. Sarà ovviamente nostra cura sia seguire che monitorare i vari passaggi dell'iter che è stato avviato, in quanto anche questa maggioranza ha interesse all'incolumità del cittadino e altro. E comunque sia, è nostro più vivo interesse anche provvedere all'installazione degli impianti illuminanti nelle zone abitate che ne sono completamente comunque sprovviste. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No, consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. Non so se sia il caso, però voglio dire, tranquillizzare, semmai ce ne fosse bisogno, quest'Aula sul fatto che stiamo comunque lavorando a stretto contatto con Areti per quanto riguarda i problemi di illuminazione che prima la collega ha enunciato per diverse zone del nostro municipio, per cui all'inizio avevamo degli spegnimenti in via Denina, in zona Morena e che sono tra l'altro in via di risoluzione, sembrerebbe che da un paio di settimane anche quelli in zona Morena che erano periodici e dovuti al fatto che scattava un interruttore in qualche cabina siano stati risolti. I problemi ovviamente vengono aggrediti da Areti in maniera graduale cercando di creare meno cantieri possibili sul territorio, per cui è chiaro che agire radicalmente risolve magari in maniera efficace il problema ma non efficiente, nel senso che poi c'è bisogno di discipline di traffico, di cantierizzazione e via dicendo, siccome ce ne sono già abbastanza cercheremo di limitare questo tipo di interventi. Comunque diversi successi sono stati registrati, mi fa piacere che pure la collega ne ha avuto sentore, e è chiaro che la sensazione di disagio in diverse zone del municipio è ancora diffusa, e parliamo di via Lemonia dove comunque effettivamente c'è anche un parco per cui c'è un'apertura verso la campagna, e quindi è chiaro che questa cosa è sentita. Per questo motivo, come mi ha anticipato prima la collega Di Chiara, l'azione della giunta è stata immediata dal nostro insediamento, tant'è che sono stati dei sopralluoghi con il Dipartimento SIMU che hanno dato poi luogo a delle progettazioni e adesso sembrerebbe che siamo in attesa del benestare della sovrintendenza per le ultime cose. In ogni caso verrà illuminato da parte del parco del pattinaggio dove è la Torrinaldi,
dove c'è un impianto vetusto che era stato fatto con un'illuminazione diciamo solare, con pannelli solari. Quella verrà sostituita con dei sostegni standard valutati sia da Areti che dalla soprintendenza, e quindi anche tutto il percorso parallelo alla via Lemonia sarà illuminato. Per quanto riguarda la parte diciamo degli accessi cui ci si riferiva prima, lì c'è una mediazione con la soprintendenza che diciamo tende a non illuminare la parte monumentale, non tanto il fatto che si parla di un accesso, ma per il fatto che c'è questo acquedotto che ovviamente va illuminato in un certo modo, e quindi su questo aspetto insomma c'è un po' di interlocuzione in corso, però diciamo che siamo nelle fasi finali. Però in tutto questo insomma io vorrei anche sottolineare il fatto che nel nostro territorio, certo via Lemonia questa cosa è sentita, poi soprattutto il fatto che c'è stata questa aggressione, ovviamente gli animi si scaldano sul fatto che appunto c'è stata un'aggressione, ma quello che vorremmo insomma un po' stigmatizzare è il fatto che noi abbiamo diversi territori, soprattutto nella periferia più estrema, dove si sono verificati fatti e dove sappiamo che ci sono colonizzazioni particolari insomma di malaffare e via dicendo, nonché quello che ci è stato riportato anche dal Comitato della Romanina per quanto riguarda il parco della Romanina, che anche quello è in divenire, per cui proprio in questi giorni l'interlocuzione sta andando avanti in maniera spedita. Insomma ci sono zone come quelle intorno a via Barzilai che scarseggiano di illuminazione, e queste sono altrettanto importanti dal punto di vista della sicurezza. Poi c'è la zona di Morena, la stessa che fino a poco tempo fa aveva dei problemi appunto di funzionamento di questi impianti, e poi c'è dove il troppo stroppia, dove a Centroni c'è una piazza che è illuminata anche di giorno, della quale mi sto occupando direttamente con Areti. Quindi ecco insomma per questi motivi insomma noi ecco la cosa che vogliamo sottolineare è il fatto che di non stigmatizzare su un punto solo, ma ragionare in maniera più ampia anche sulle segnalazioni magari che fa la polizia locale o che fanno i comitati e via dicendo. Quindi ecco, tenere conto insomma che ci sono zone molto più svantaggiate di via Lemonia nella quale già c'è un'illuminazione, probabilmente anche il fatto delle potature che saranno effettuate a breve, speriamo, ovviamente diminuisce l'intensità luminosa, quindi insomma una serie di cose, ma avere una situazione del genere, avere delle strade come quelle alla Romanina dove non c'è per niente illuminazione, tende a sbilanciare diciamo l'iniziativa da quella parte. Quindi questo è quanto volevo insomma dirvi sulla situazione dell'illuminazione, per cui altre cose possiamo anche vederle in commissione eventualmente, però ecco, questo è tutto, grazie. Sì, consigliere Toti. In commissione, ha parlato adesso il Presidente della Commissione Urbanistica, ci siamo interessati rispetto alla situazione dell'illuminazione, perché la situazione dell'illuminazione del nostro municipio, ecco, ha parlato di Romanina, Morena, ma non solo, anche le zone dell'Appio e anche Cinecittà, hanno avuto gravi situazioni, hanno vissuto gravi, i cittadini gravi, di situazione di disagio, appunto, che è stato un po' generalizzato questo disagio in tutto quanto il nostro territorio. Ne abbiamo parlato, io l'ho fatto presente più volte nella commissione, abbiamo fatto diversi incontri sia col SIMU sia con Areti in commissione, e noi quello che ci auguriamo che ci sia rispetto a questo un miglioramento visibile, e come ha detto il Presidente non soltanto al parco degli acquedotti, dove chiaramente c'è stato anche quell'atto di aggressione, noi esprimiamo solidarietà al fioraio rispetto agli insulti, le lesioni, il furto che ha ricevuto, e perciò siamo d'accordissimo rispetto a questa mozione, però ecco, voglio ricordare alla Commissione che forse dobbiamo lavorare ancora rispetto alla situazione di illuminazione, perché sono ancora tanti i cittadini che si rivolgono a noi proprio per la situazione, anche come precedentemente nell'intervento, a Centroni, ma non solo a Centroni, accese tutto il giorno o accese il giorno e praticamente che non illuminano la sera.
Voglio dire, perciò fatti ancora e situazioni di disagio, Presidente della Commissione, ancora purtroppo ci sono e io penso che è necessario, proprio i cittadini ce lo richiedono, che ancora ne discutiamo in Commissione, in modo che ecco, riusciamo attraverso la nostra Presidente, attraverso il nostro Assessore, di avere più forza rispetto al SIMO, rispetto a Rete, per risolvere il problema dell'illuminazione nei nostri quartieri. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, andiamo con le dichiarazioni di voto. No? Sì, consigliera Vitrotti. Ovviamente il Partito Democratico, non avendo presentato la proposta, non sarà favorevole, ma in realtà la richiesta è chiara: l'illuminazione di Via Lemonia non è chissà cosa, è l'illuminazione di Via Lemonia. Poi, volendo, io posso farle anche una mozione per ogni quartiere, perché un giorno il Presidente della Commissione verrà con me a Don Bosco e vediamo, le faccio vedere in che condizioni siamo da quell'altra parte, non troppo lontano dal parco, ma a ridosso esattamente degli sfasci che stanno ancora lì. Noi non stiamo messi meglio, no? Quel problema ancora persiste e io non volevo arrivare a questo, volevo semplicemente riuscire a dare delle risposte a quella cittadinanza, che non è che c'è una cittadinanza di serie A e una cittadinanza di serie B, e nessuno vuole dire che Centroni sta meglio di quello o Via Alemania sta meglio di quell'altro, però c'è un problema e quindi mi aspetto che, al di là del progetto, immagino bello, e le sollecitazioni che sono state inviate, ovviamente documentate, certo, detto ciò, che cosa diciamo? Che si interverrà, che non si interverrà? È ovvio che serve un impegno concreto, perché purtroppo le richieste cominciano ad essere importanti e siccome la preoccupazione non è legata solo ad un fatto specifico, ma è necessario fare e lavorare sull'illuminazione pubblica, esattamente come stavamo facendo a un certo punto, diciamo, del nostro lavoro della Commissione, e ci eravamo concentrati proprio su alcune zone, aree verdi, parchi, abbiamo ritenuto opportuno diciamo, presentare questa mozione, che mi auguro che, diciamo, al di là di quanto stato annunciato, in realtà con un atto assolutamente favorevole da parte anche della maggioranza, diventi un impegno preciso che possa dare anche una risposta definitiva a quella cittadinanza che richiede un intervento da troppo tempo. Grazie. Sono. Sì, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Io intanto devo rilevare che siamo stati accusati qualche tempo fa di essere quelli che da inesperti presentavano le mozioni puntuali su una via, su un'altra, e quindi diciamo siamo stati additati come coloro che facevano le marchette elettorali. Vabbè. E invece il PD diceva no, insomma, dovete fare, è diverso perché dovete fare un discorso più generale, abbiamo parlato poi di criteri eccetera, e adesso mi ritrovo qui in aula a dover discutere e votare un atto su Via Lemonia, dove ricordo esistono penso 15, 20, 30 pali di illuminazione che dal civico 4 insomma arriva fino in fondo. No. Che siano spenti ci può stare, perché il funzionamento prevede anche un, diciamo, un'interruzione del servizio. Allora io mi chiedo quante mozioni dovremmo fare per il mancato funzionamento dell'illuminazione della città di Roma. Beh, forse si può fare una segnalazione, si può fare magari un'interrogazione per capire, ma fare una mozione significa dire alla giunta: tu quei soldi che li devi, che devi, diciamo, impegnare per fare una cosa, no, non li devi prendere di là, devi potenziare qualche altra cosa che adesso non funziona proprio, cioè che, dove non c'è proprio un palo. Allora io vorrei che con la stessa solerzia con cui il Partito Democratico ha raccolto queste richieste dei cittadini di Via Lemonia andasse anche al Parco della Romanina, di Tor Vergata, via Verbicaro, via San Donato di Ninea, via Scigliano, via San Biase, eccetera eccetera eccetera, dove i pali non ci sono proprio. Che fa, ce li vogliamo mettere? Lì non è che si è interrotta la corrente, non c'è. Brava, mettetecela. Infatti, è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo mettere i pali lì dove non ci sono. Non discutere le mozioni inutili su una che ha come obiettivo accendete la luce. Signori, stiamo dicendo che questa mozione deve impegnare la Giunta ad accendere le luci.
perché si è rotto un fusibile o forse c'è un problema più grave, magari c'è da cambiare una cabina, no? Come diceva il benissimo, ma questa è Acea che lo deve fare. Non è che ha bisogno dell'impulso politico, l'indirizzo politico non è accendete la luce, ok? Il sistema deve funzionare da sé, perché se io capisco che il mio impegno politico è quello di andare a dire ad Acea di accendere lampadine, io rassegno le mie dimissioni, perché non è l'indirizzo politico accendere una lampadina, ma è dire dove le lampadine devono essere posizionate e dove andare a prendere i soldi. Se dobbiamo accendere lampadine a un parco, dobbiamo magari procrastinare un servizio o qualche altra cosa, ridurre, oppure riuscire ad avere più soldi, come è un fatto politico. Su questo dobbiamo discutere, ma non possiamo discutere di una mozione che ha come obiettivo, come impegno, di andare a accendere delle lampadine. Questo lo dovrà fare. Si faccia un'interrogazione, se proprio si vede che non... No? Se non risponde, ma poi Acea c'ha un sito, abbiamo parlato più volte, abbiamo chiesto ad Acea di migliorare questi strumenti anche di monitoraggio. Acea li ha anche, diciamo, si è preso un impegno a farlo. Noi personalmente segnaliamo. Presidente, mi scusi, quanto dura questa dichiarazione? Decine di segnalazioni ad Acea affinché. No, questa è la motivazione. Io voto il Movimento 5 Stelle per questi motivi. Sì, ok. Sta finendo, è un attimo. Faccio parlare tutti di più, adesso l'avrei detto. Per la maggioranza il tempo scorre più veloce, Presidente. Sarò più breve. Sarò più breve. Tanto si è capito il senso. Allora, per le motivazioni di cui... che ho appena citato, mi sembra veramente un oltraggio votare positivamente, per cui il voto del Movimento 5 Stelle sarà negativo. Grazie. Bene, credo che siano concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Tre favorevoli e 14 contrari. La mozione non viene approvata dal Consiglio. I verbali numero 15, 16, 17 e 18 relativi alle sedute del Consiglio del Municipio del 10, 17, 23 e 24 maggio. La seduta finisce qui alle ore 17.